Buongiorno a tutti, ancora diversi secondi alle 6.30, parte addirittura in anticipo il VG21 mattina, puntata 498 di giovedì 9 febbraio 2022. Ormai siamo in discesa in questa settimana caratterizzata da temperature rigidissime, mai provate potremmo dire negli ultimi anni. Dopo Thor Nicola, insomma, sta imperversando in Italia e in Campania. Nel sud ci sono diverse allerte meteo, per fortuna non nella nostra regione, battiamo un po' tutti i denti per arrivare qui nei nostri studi, ci imbacucchiamo, però siamo prontissimi con tutta la nostra squadra, il gran completo. Inizio con la regia, inizio con Alessio Barco e Maurizio Russo, verrò poi da voi tra pochissimo in sala comandi per le segnalazioni e poi al touch c'è la nostra Melina Di Marino, buongiorno. Buongiorno a te Davide e ai nostri telespettatori. Tra pochissimo tutti i panorami che c'è già preparato con l'ausilio dei nostri partner, però sta battendo i denti, si è fermato due istanti fa il nostro Fabio Tarantino con cui ci colleghiamo. Qui il cellulare, caro Fabio, mi dà 5 gradi, però credo insomma che sia un pochino meno di percepita, non è così? Buongiorno. Sì, esattamente. Intanto buongiorno a voi e ben ritrovati. Sono 4 gradi, però appena uno, quello percepito. La grande differenza di oggi è che la temperatura si è leggermente alzata, ma non avvertiamo assolutamente questa temperatura più alta proprio perché è aumentato il vento. Ci sono delle falate improvvise, 16 km orari, quindi attenzione perché anche questa mattina servirà sciarpa, guanti e cappello per proteggersi da questo freddo quasi gelido. Ci perdoneranno tutti quelli che chiaramente magari in montagna lo vivono quotidianamente per diversi mesi, noi non siamo abituati e quindi veramente è stata questa ed è tuttora una settimana particolarmente complessa e complicata. Tra l'altro non dovrebbe essere una giornata completamente serena quella di oggi, ci saranno anche diverse nuvole, quindi da questo punto di vista neppure i raggi del sole ci potranno riscaldare, ma poi questo lo scopriremo tra qualche istante perché intorno alle 7.05 è previsto il sole pronto a sorgere, nuvole permettendo. Io sono in diretta da Napoli, da via Vittorio Emanuele III, a pochi passi dal Teatro San Carlo, dal Maschio Angioino, quindi nel pieno del centro della vitalità di questa città che ci accoglie ogni giorno, città che si sta lentamente risvegliando, una città che ovviamente anche questa mattina sarà pronta a far parlare di sé per belle e brutte notizie. Tra poco Davide chiaramente potrai raccontare tutto quello che è accaduto nelle ultime ore, poi ampio spazio dedicato anche e soprattutto alla viabilità, che poi è un tema centrale, interessa soprattutto a tutti quelli che tra poco usciranno di casa per andare al lavoro. Piccolo monito per quelli che sulla 3 poi dai paesi vesuviani si mettono a Via Marina: appena vi mettete in Via Marina, sulla destra c'è una piccola buca, ma in realtà è molto profonda, quindi fate particolare attenzione perché non è segnalata e quindi potrebbe crearvi qualche disagio. Detto questo, vi ascolto per le notizie del giorno e poi tra poco ritorniamo qui in diretta per tutti i temi in questo giovedì. A dopo. Grazie caro Fabio anche per questa informazione aggiuntiva rispetto alla viabilità dai paesi vesuviani verso il nostro capoluogo regionale. Ma la notizia d'apertura riguarda Casamicciola, perché ieri pomeriggio grande paura per un incendio di vaste dimensioni, quasi sicuramente di matrice dolosa visto il freddo, che ha interessato un'area boschiva in parte attraversata da pini già secchi, compresa tra i comuni di Ischia e Casamicciola in località Montagnone. Sul posto Polizia Municipale, Protezione Civile e Vigili del Fuoco, ma la natura impervia dell'area e le differenti direttrici del rogo hanno reso complesse le operazioni di spegnimento dell'incendio con le fiamme sostenute dal forte vento. Queste immagini sono state diffuse dal Comitato Verdi di Ischia, in particolare da Maria Rosaria Urraro, insomma, che ha parlato di un incendio che minacciava anche alcune abitazioni nei pressi del porto. Infatti Montagnone si trova, come vedete, proprio a ridosso di diverse abitazioni. Come vedete, queste sono immagini che sono state diffuse sulla pagina Facebook del Comitato Verdi Ischia. Ma giustamente, a proposito di panorami, questo è un panorama che non vorremmo più vedere, francamente, in queste condizioni così minacciato. E adesso però vi offriamo dei panorami più belli, insieme a quelli che abbiamo già potuto notare con lo scorcio di Fabio Tarantino verso il Teatro San Carlo, verso la Galleria Umberto, con tante cartoline che ci ha preparato Melina Di Marino. Eccoci qui, Melina.
Eccoci qui, sì, poi tra l'altro ieri sentivamo un po' di elicotteri sulla nostra città proprio perché andavano a spegnere questo incendio che si era propagato sull'isola d'Ischia. Allora, partiamo da questa prima immagine, Davide, dal nostro centro città. Siamo stazione Marittima, Molo Beverello, insomma possiamo vedere ancora un'immagine notturna e ci sono le luci dei lampioni a illuminare per il momento già tante le auto in circolazione, ma ovviamente non si riscontrano per il momento problemi di traffico. Ci spostiamo però e vi voglio far vedere, stamattina le webcam sono in continuo aggiornamento, quindi le dobbiamo aggiornare in real time. Ecco qui. E andiamo a vedere questa bella immagine dalla spiaggia di Bacoli che ci dà un'idea anche del cielo prevalentemente nuvoloso questa mattina. Oggi le previsioni portano un po' di pioggia, però insomma al momento non piove. Bellissima questa inquadratura dalla spiaggia di Bacoli, davvero. Poi andiamo e cambiamo completamente scenario perché vi mostriamo, oggi parleremo anche di neve nella VG21 mattina e ci spostiamo e andiamo a vedere appunto le province che sono interessate per l'appunto da neve. Qui siamo a Montella e possiamo vedere che la neve imbianca un po', c'è cioè una spolverata, una spruzzata di neve che imbianca il centro di Montella. Poi ci spostiamo, qui invece la neve è molto più intensa, ci troviamo a Monte Tavola, sempre in provincia di Avellino, ma evidentemente qui saliamo più in alto e la neve, possiamo vedere le impronte, le orme sulla neve, quindi anche abbastanza profonda, ci sono parecchi centimetri di neve. E poi io direi di chiudere con questa qui, eccola, qui siamo a Benevento, invece anche qui possiamo vedere la neve che praticamente imbianca il centro città. Molto molto belle, fin tanto che ovviamente si tratta di strati di neve minimi, di neve soffice, che possano insomma intralciare al minimo le ordinarie attività. E torniamo alle notizie, avevamo dato l'apertura su Casamicciola perché interessava il territorio, perché interessava un panorama di grande bellezza purtroppo minacciato dall'uomo con ogni probabilità. Torniamo invece ai fatti di attualità con le notizie del giorno, perché ieri è stato anche il tema della nostra diretta delle 23. Un gruppo di studenti ha deciso di occupare la sede di Palazzo Giusto dell'Università Orientale per prendere posizione contro il 41 bis in solidarietà con la lotta di Alfredo Cospito, spiegano dal collettivo autorganizzato universitario. La decisione è stata assunta al termine di un'assemblea pubblica che si è svolta nel pomeriggio. Un'analoga azione ha avuto luogo a Roma, all'Università La Sapienza. Questa occupazione si inserisce in una mobilitazione più ampia che stiamo vedendo in questo paese, non solo in solidarietà con lo sciopero della fame di Cospito, ricordiamo, anarchico, condannato anche per gravi fatti, ma anche contro la disumanità delle condizioni delle carceri italiane, afferma il comitato Link Napoli. Di fronte a un governo di estrema destra incline alla repressione di ogni forma di dissenso, diventa sempre più importante prendere posizione. Vedremo anche gli sviluppi nelle prossime ore di questa azione, di questa protesta, che poi ha anche un segno evidente all'esterno con lo striscione esposto all'esterno della storica sede dell'Università Orientale. Andiamo a Casa Pulla, attimi di paura ieri sera nel piccolo centro del Casertano. Infatti un bimbo di soli 9 anni è stato investito per cause ancora in corso di accertamento da un'auto in corsa in via Circunvallazione. La dinamica di quanto avvenuto è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno trasportato il piccolo in ospedale. Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute, presenti anche le forze dell'ordine per chiarire quanto avvenuto. E torniamo a occuparci anche dell'agente di polizia che ha sparato a un 19enne dopo che quest'ultimo, in compagnia di altri, formando una gang, aveva bullizzato il figlio dell'agente 18enne, poliziotto di 49 anni, che resterà ai domiciliari. I fatti, li ricordiamo, avvennero tra sabato e domenica a Santa Maria a Vico. La decisione da parte del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che quindi ha convalidato l'arresto del 49enne, arresto effettuato domenica dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravi. Gli approfondimenti investigativi realizzati dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno infatti confermato la dinamica dei fatti, con il 49enne poliziotto che è intervenuto su richiesta del figlio di 18 anni, che lamentava di essere stato picchiato da altri ragazzi in piazza Falcone Borsellino, luogo di ritrovo di tanti giovani di Santa Maria a Vico, del piccolo centro del Casertano. Parliamo anche della vicenda di Ugo Russo. Ieri c'è stata una mobilitazione da parte del Comitato Verità e Giustizia, ma si è tenuta anche un'udienza dal GUP, c'è stato un rinvio, Melina.
Sì, vi è stata rinviata al prossimo 9 marzo alle 11.30 l'udienza preliminare del processo per omicidio pluriaggravato a carico del carabiniere che uccise il giovane Ugo Russo, 15 anni, durante un tentativo di rapina con una pistola giocattolo la notte tra il 28 e il 29 febbraio 2020. Il GUP ha disposto, su richiesta della difesa dell'imputato, l'ascolto in udienza del perito che ha svolto l'incarico peritale baristico. Non è stata accolta invece la richiesta di ascoltare anche i consulenti di parte che tuttavia sono stati autorizzati a presenziare per assistere le parti nell'escussione del perito. Martedì intanto il Consiglio di Stato ha deciso che il murales dedicato al giovane rapinatore ucciso vada rimossa dalla facciata di un edificio dei quartieri spagnoli, lì dove era nato il ragazzo. Rispetteremo la decisione e quando verranno a cancellarlo non ci saranno proteste da parte nostra, anche se non siamo d'accordo minimamente, ha detto Vincenzo Russo, padre di Ugo. E parliamo anche dell'omicidio di Antonio Landieri, lo ricorderete, nel corso della prima faida di Scampia nel novembre del 2004. Ebbene, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna all'ergastolo limitatamente all'aggravante della recidiva, ordinando un nuovo giudizio presso la Corte di Assise di Appello per Davide Francescone, componente del comando che il 6 novembre di oltre 18 anni fa a Scampia, nel rione Sette Palazzi, si rese protagonista del raid in cui venne ucciso proprio Antonio Landieri, disabile, vittima innocente della camorra. In quell'agguato rimasero feriti alle gambe 5 suoi amici, scambiati dai killer della camorra per pusher rivali. Landieri, proprio a causa delle sue difficoltà motorie, fu l'unico a non poter scappare. I giudici di secondo grado quindi dovranno rideterminare la pena per Francescone. E andiamo invece a Lago Patria, perché la Procura di Napoli Nord ha chiesto l'ergastolo per il 65enne Gennaro De Falco, titolare di un centro di analisi, imputato davanti alla Corte d'Assise partenopea con l'accusa di aver strangolato il 12 luglio 2020 la moglie, 55enne di origine ceca, Romana Danielova, a cui era formalmente intestato il centro, e di aver inscenato un finto suicidio della consorte. Cuore dell'accusa è l'ipotesi che De Falco abbia prima strangolato la donna per poi applicarle attorno al collo il cordino della tenda. Ovviamente a questo punto si attendono anche l'intervento della difesa e poi la Corte si pronuncerà. Parliamo anche di aggressioni negli ospedali. Nel Salernitano si cerca di reagire. Infatti, a seguito di un incontro in prefettura ieri sulle criticità rilevate alla sicurezza di pronto soccorso nei presidi ospedalieri, ebbene, pensate, 13 gli episodi di aggressione nell'ultimo anno, ebbene, a tal fine, per garantire la sicurezza, sarà implementato il personale di pubblica sicurezza addetto ai presidi ospedalieri di Salerno e di Nocera Inferiore, mentre nelle realtà di Battipaglia, Cava di Tirreni e Sarno verrà disposta un'intensificazione delle misure di vigilanza H24 tramite gli equipaggi in servizio ordinario di controllo del territorio. Altra misura preventiva, la realizzazione di un contatto telefonico diretto e immediato tra il pronto soccorso della provincia e le sale operative facenti capo alle forze di polizia e quindi questura è 112. Avevamo aperto le nostre notizie con un incendio a Casamicciola, torniamo a parlare di un incendio questa volta a Serino, in Irpinia, Mamelina. Sì, sono state necessarie 7 ore di lavoro della squadra dei Vigili del Fuoco per domare l'incendio divampato all'interno di un deposito agricolo a Serino, appunto, in provincia di Avellino. Nella struttura di legno e lamiere, in contrada Isca, a pochi chilometri dal centro abitato, erano state depositate 60 balle di paglia e fieno che hanno alimentato un enorme rogo. Soltanto nel primo pomeriggio si sono concluse le operazioni di spegnimento delle due squadre dei caschi rossi inviate dal comando provinciale di Avellino e ora ci sono indagini in corso per chiarire le cause del rogo. Come vescovo non mi rassegno ad un destino ineluttabile che vorrebbe condannare Acerra ad essere un polo dell'immondizia delle nostre terre. Lo scrive il vescovo di Acerra, Monsignor Antonio Di Donna, in una lettera inviata alla Giunta regionale campana e al dirigente dell'unità operativa dipartimentale di autorizzazioni ambientali e rifiuti, in vista della conferenza dei servizi in programma proprio oggi per discutere dell'autorizzazione a realizzare un nuovo impianto di gestione dei rifiuti nella città dove sorge, lo ricordiamo, l'unico termovalorizzatore della Campania. Continuo con speranza, aggiunge Di Donna, a invocare tra le istituzioni uomini di buona volontà disposti a prendere a cuore le sorti di questo territorio, vincendo la cecità e la sordità di questi anni.
Andiamo a Cicciano, Melina, perché è nata una polemica per una pubblicità relativa alla cannabis illegale all'esterno di una scuola. Esatto, e queste le parole rilasciate dal consigliere regionale della Lega, Carmela Roscigno. Dice: trovo inaccettabile la pubblicità a dimensioni cubitali sulla vendita di cannabis piazzata all'ingresso di un liceo, Lerico Medi di Cicciano, in provincia di Napoli. È un messaggio volutamente equivoco, diseducativo, esposto all'esterno di una scuola frequentata da ragazzi che hanno meno di 18 anni. È certamente un'offerta economica precisa, ma allo stesso tempo può trasformarsi in chiara incitazione a fare uso di cannabis. La normativa in vigore prevede delle condizioni d'uso, come il limite dei 5 grammi, non riportate nel cartellone pubblicitario. Al netto di ciò, la Lega in Parlamento si è battuta contro ogni forma di liberalizzazione di droghe leggere portatrici di morte e disturbi. Chiederò all'amministrazione comunale, ha concluso la Roscigno, di verificare l'opportunità di far rimuovere il cartello. Parliamo adesso della metropolitana, perché oggi sarà chiusa per quasi tutta la giornata. Parliamo ovviamente della linea 1 della metropolitana di Napoli dalle 9:15 fino alle 16:45 per le prove del secondo nuovo treno. A causa del perdurare delle agitazioni del personale ANSFISA, ha spiegato il Comune, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, infatti, che fa i collaudi dei treni, per ora non è possibile effettuare le prove di notte, le prove tecniche di notte, nelle ore notturne. Le nuove prove dinamiche si svolgono quindi da metà mattinata fino a pomeriggio inoltrato. Le ultime corse garantite sono fissate per le 9:12 da Piscinola e da Garibaldi alle 9:16. Le stazioni saranno riaperte al pubblico previo nulla osta tecnico dalle ore 16:40 dopo la liberazione della linea dal treno di prova. E parliamo adesso del Napoli. Ieri seduta mattutina al Conami Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese in programma allo stadio Maradona domenica alle 20:45. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi. Uno ha svolto lavoro di forza in palestra, mentre l'altro è stato impegnato in allenamento tattico in campo. Chiusura con partita a campo ridotto. Østigard ha svolto l'intera seduta in gruppo. E intanto il giudice sportivo ha sanzionato lo Spezia, ma solo con un'ammenda da 10.000 euro, per i cori razzisti di domenica scorsa al Picco, in occasione proprio del match contro il Napoli. La motivazione ufficiale della multa riportata nel comunicato diffuso da Lega Serie A, ammenda di 10.000 euro per avere i suoi sostenitori nel corso della gara intonato cori beceri offensivi nei confronti dei tifosi della squadra avversaria. Ma ha parlato ieri anche il presidente Aurelio De Laurentiis, lunga intervista al quotidiano tedesco Bild. Lo scudetto sarebbe il giusto culmine di un decennio straordinario per la città, significherebbe prestigio, buoni affari e prosperità. Ovviamente un'intervista che è stata rilasciata anche in avvicinamento alla sfida di Champions per gli ottavi di finale contro l'Eintracht di Francoforte. E poi De Laurentiis ha parlato con attenzione della sfida europea. Noi dobbiamo pensare di essere migliori dell'Eintracht. Il duello contro il Barcellona dello scorso anno la dice lunga, in pochi avrebbero scommesso su di loro. E poi si è parlato anche di possibili cessioni eccellenti, tra cui Osimhen, che non è in vendita, ha ribadito De Laurentiis. I nostri giocatori sono richiesti, ma io non devo vendere nessuno, noi non abbiamo debiti. Noi tra poco poi ci collegheremo anche con il nostro Fabio Tarantino, però prima diamo uno sguardo anche ai giornali sportivi. Sì, e vedevamo già la prima pagina del Corriere dello Sport e in primo piano, in taglio alto, non li vendo le dichiarazioni di De Laurentiis. Tengo Osimhen e Kvara, Napoli non ha debiti, l'orgoglio del presidente, vogliamo lo scudetto e la Champions. E poi si parla anche di Juve, non sarà in aula, il club ingaggia due avvocati top, il passo indietro del PM anti-Juve. Poi la Roma, Zaniolo via, Pinto si scusa con Mourinho, Roma indebolita, la colpa è mia. E poi il tragico addio, parliamo anche di sci a Elena, dopo la festa trionfo Bassino, poi il dramma della Fanchini che purtroppo ieri è venuta a mancare. E poi ci spostiamo e andiamo a vedere le pagine interne del Mattino Napoli, ancora le dichiarazioni in primo piano di Aurelio De Laurentiis, non li vendo, ecco questa è l'immagine del Mattino, De Laurentiis rassicura i tifosi del Napoli, abbiamo tante richieste ma il club non ha debiti, Victor e Kvara non andranno via in estate. Andiamo a
vedere anche altre pagine interne nel Mattino. Mercato inattivo, l'altro scudetto negli ultimi 10 anni, è accaduto solo 2 volte con la Juventus 2013-2016. Il Napoli ha chiuso con più 12 milioni grazie alle cessioni di Koulibaly e Fabian. Infine, sempre nel Mattino, si parla della vergogna ultra, solo una multa. Gli inviati della procura FIGC non segnalano le offese a Maradona e alla Spezia, ammenda al club di 10.000 euro. Un'occhiata veloce anche alla città con la Salernitana. Nicola ci ripensa, rivoluzione bis contro il Verona, la bocciatura dei tifosi, squadra immatura, esame di coscienza. E poi gli ex al Bentegodi, rebus di Juric Verdi, la sfida è a rischio. E infine anche un'occhiata al Benevento con Stellone che valuta il modulo da attuare contro il Cagliari, prove generali nel test contro la Primavera, Letizia verso la convocazione, Glick invece sarà out. Bene, andiamo in pausa e poi ci colleghiamo con Fabio Tarantino per i temi del giorno e la seconda parte. Restate con noi. Nautic Sud, il Salone Internazionale della Nautica dall'11 al 19 febbraio alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Il mondo sta cambiando. È cambiato il modo di comunicare. Dal 2004 abbiamo inventato un nuovo modo di studiare. Studia con Uni Marconi, la prima università digitale italiana. Il tuo domani inizia oggi. Scopri di più su unimarconi.it. La Res Italia, industria chimica per l'edilizia, è lieta di presentarvi il nostro nuovo punto vendita Resine e Colori. Resine e Colori è un binomio perfetto per una vastissima gamma di prodotti in resina e di vernici per interni ed esterni, accessori per gli applicatori, assistenza tecnica anche online e laboratorio con sistema tintometrico di ultima generazione. Non lasciare al caso i colori in cui vivere e lavorare. Scegli Resine e Colori. www.resineecolori.com. Cantieri Panaro, 3 generazioni di servizi nautici, 13.000 metri di piazzale, 1.500 metri di rimessaggio al coperto, officina autorizzata Volvo Penta con tecnici specializzati per la moderna nautica da diporto, servizio di alaggio e varo con travel lift, assistenza nautica in mare H24. Cantieri Panaro, rimessaggio e assistenza tecnica tutto l'anno. www.cantieripanaro.it. Benvenuti da Cinella Arredamenti. Questa volta sono da solo a presentarvi questo straordinario mobilificio. Una chiamata. Chi sarà mai? Erennio, ciao, non potevo lasciarti da solo. Mi trovo nella sede di Viargine di Cirella Arredamenti, dove c'è una nuova esposizione con tante belle soluzioni di qualità. Brava Lia! Ma anche qui, a Charlie Chaplin, c'è un'esposizione straordinaria. E hai ragione, ma adesso parliamo delle offerte del momento. Sì, per chi acquista una cucina Lube con 4 elettrodomestici, 2 sono in omaggio. E se acquistate nella nuova esposizione una cucina con 4 elettrodomestici, in regalo una Smart TV da 50 pollici. E possibilità di finanziamento senza busta paga fino a 5.000 euro. E come sempre da Cirella Arredamenti, trasporto e montaggio in omaggio. Cirella Arredamenti. Venite in una delle due nostre sedi. E noi ci troverete qui. Cirella Arredamenti. Da Mister Risparmio, prezzi imbattibili. Dal 9 al 19 febbraio, in offerta per te. Approfitta delle nostre offerte valide in più di 70 punti vendita. Cerca quello più vicino a te su misterrisparmioshop.it. Ti aspettiamo! Ogni sogno si trasforma in realtà. Famar, il vostro sonno porta la nostra firma. Sono le 6.53, mi collego subito con il nostro Fabio Tarantino, anche perché oltre a darci informazioni su queste temperature
così rigide, perché restano tali, insomma, magari da un punto di vista di cifre, Fabio, un pochino si sono alzate, però dicevi tu, il vento, forse più umidità, giocano il loro peso, no? Si fanno sentire, e poi ci sono tanti altri temi di cui parliamo, ben tre, ricchissima seconda parte. Sì, esattamente, intanto ben trovati in diretta da Napoli, via Vittorio Emanuele III, a pochi passi da Piazza del Plebiscito, Piazza Trieste e Trento, quindi nel centro, nel pieno di una città che si sta lentamente risvegliando e che da qualche giorno, in modo particolare in questa settimana, sta facendo i conti con un freddo gelido al quale non eravamo noi tutti abituati. Oggi sì, la temperatura si è leggermente alzata perché sono 4 i gradi, ma è appena uno quello percepito. C'è un forte vento che si ogni tanto percepisce con folate improvvise, 16 km orari, questo è il conto, è la stima, e soprattutto quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo nuvoloso, probabilmente anche qualche lieve pioggia, una città che si sta, come detto, risvegliando con ancora poche auto in transito, in questo momento lo notate alle mie spalle, noi siamo a pochi passi anche da Via Marina, tra poco percorrerò proprio Via Marina, il prossimo collegamento sarà dal centro direzionale, quindi vi darò anche un feedback legato al traffico. Dicevi bene, tre argomenti, tre tematiche quelle che affronteremo quest'oggi al VG 21 mattina. Partiremo come sempre con la nostra rubrica Occhio alla tassa con il dottor commercialista Fabio Migliardi, che è un grande esperto, oltre a essere ormai diventato un amico del VG 21 mattina. Parleremo di rottamazione quater inserita nella legge di bilancio 2023, le cartelle esattoriali, cosa ovviamente include questa rottamazione, di cosa si tratta in senso pratico e soprattutto poi quali sono i pagamenti previsti. Ci sono tante domande, le risposte le affidiamo, come detto, al dottor Migliardi. E poi Chiacchierando sulla neve, che è una rubrica nata la scorsa settimana, di giovedì parliamo appunto del turismo invernale, soprattutto per quelli che non sono evidentemente abituati a sciare, a programmare vacanze non al mare, ma in questo periodo in montagna. La scorsa settimana eravamo in diretta da Rocca Raso con un maestro di sci, continueremo ad esplorare questo mondo straordinario con tutti i consigli legati al turismo invernale. E poi parleremo di scuola, lo faremo in riferimento ad alcune figure professionali, penso ad esempio al personale ATA, che erano divenute fondamentali durante la pandemia, che non sono state poi successivamente assorbite, e quindi cercheremo anche di capire qual è la loro posizione, daremo voce a tutti quelli che in questo momento sono in attesa di risposta, e ne approfitteremo anche per capire appunto qual è lo stato di salute della scuola in questo particolare momento. Detto questo, vi saluto per andare al centro direzionale, dove tra qualche istante ci collegheremo nuovamente. Resto aggiornato, però vi ascolto con tutte le altre informazioni preziose che arrivano al VG 21 mattina. Bene, caro Fabio, appena hai raggiunto la tua location ci colleghiamo con te anche per avere ulteriori aggiornamenti. 6:56, primo punto, viabilità in tangenziale e non solo, Melina. Sì, andiamo a scoprire come la situazione traffico in alcune zone, in alcuni punti critici della nostra città, della tangenziale di Napoli, come possiamo vedere da questa prima webcam, la numero 14 del Vomero, traffico che si va intensificando in direzione centro città e autostrade, però scorrevole in questo momento, meno traffico invece in direzione Pozzuoli. E poi andiamo a vedere ancora qualche altra stazione, quella per esempio della zona ospedaliera, anche questo punto solitamente critico, ma la rampa, ecco, che si dirige alla nostra destra, praticamente alla destra dello schermo, verso la zona ospedaliera, appunto i nosocomi principali della città, è assolutamente libera, traffico scorrevole in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale chiudiamo ancora con un'altra webcam, questa qui invece è quella appunto che ci dà l'idea del traffico verso le autostrade, via Galileo Ferraris, anche in questo caso traffico scorrevole verso le autostrade, invece verso centro città vediamo l'intensificarsi dei fari e quindi delle autovetture. Andiamo adesso però a dare un'occhiata più ampia sulla nostra città grazie alla mappa interattiva di ANAS che possiamo vedere adesso sullo schermo. Anche in questo caso alle 6:57 notiamo tantissimi tratti in verde, poco traffico al momento, e pochi i tratti in arancio e in rosso, come quelli per esempio che possiamo scorgere qui su via Argine, zona Ponticelli, qualche tratto in arancione e in rosso nei pressi dell'ospedale Villa Betania, qualche tratto in arancione e in rosso anche sulla statale 162, ma sempre in zona Ponticelli.
Monticelli, e poi ci spostiamo, andiamo più verso centro città, su via Galileo Ferraris, appunto ne parlavamo poco fa, in direzione centro città e stazione centrale. Possiamo vedere qualche tratto in arancio e in rosso, stessa cosa zona mercato, e poi ci spostiamo anche qui, zona praticamente piazza Municipio, andando verso praticamente piazza Plebiscito e piazza Municipio, appunto piazza Borsa, possiamo vedere dei tratti in arancio e in rosso, qualche tratto in rosso anche qui nei pressi di piazza Giacomo Matteotti. E adesso un'occhiata alla grafica con i cantieri aperti sulle tangenziali, le autostrade e le statali in Campania. Dalle 22 alle 6 sulla tangenziale appunto di Napoli sarà chiuso il tratto Camaldo, l'Italia 90 Agnano direzione Pozzuoli per lavori al viadotto Arena Sant'Antonio e alla galleria Monte Sant'Angelo. Sempre dalle 23 alle 6 ancora su tangenziale di Napoli sarà chiusa l'uscita stazione Vomero da Pozzuoli per lavori di adeguamento al viadotto Arena Sant'Antonio, e è chiuso anche il tratto compreso tra Camaldoli e Arenella verso Capodichino autostrade per lavori alla galleria Vomero Est. Ancora una grafica, la seconda di tre fino al 15 febbraio, sono due gli avvisi, anzi tre gli avvisi, sulle statali, sulla 369 Appula Fortorina, senso unico alternato causa lavori, tra incrocio Volturara Appula, statale 17 dell'Appennino Abruzzese, incrocio Reino, statale 212 della Valfortore. E ancora sulla statale 691 di Fondo Valle di Sele, senso unico alternato causa lavori, tra incrocio a 3 con Tursi Terme e allacciamento statale 7 di Lioni. Fino al 15 febbraio, ultimo avviso per il 15 febbraio, è stata l'87 Sannitica, senso unico alternato causa lavori, tra incrocio Zingolella e incrocio stazione di Sepino. L'ultima grafica adesso che vi mostriamo con i cantieri, la stiamo per vedere insieme, eccola qui. Fino al 31 marzo sono due gli avvisi, sulla statale 369 Appula Fortorina, chiuso causa lavori il tratto incrocio Poggio Marano, incrocio San Bartolomeo Ingaldo, e poi sulla statale 7 di Via Appia è chiuso il tratto causa lavori tra incrocio variante di Benevento e incrocio Benevento, raccordo autostradale di Benevento, statale 90 bis delle Puglie. Poi vi ricordiamo che fino al 15 aprile c'è obbligo di catene a bordo pneumatici invernali sulle strade ovviamente interessate da precipitazioni nevose, neve o ghiaccio. In questo caso ciclomotori e motocicli potranno circolare soltanto in assenza di precipitazioni nevose, neve o ghiaccio. Per tutte le info però ci sono i contatti importanti che potete leggere anche nel sottopancia, il sito stradeanas.it, potete scaricare l'app sul vostro telefono by Anas oppure telefonare al numero verde 800 841 148. Bene, Melina, prepariamo un po' di prime pagine perché tra poco torno da te per la rassegna stampa dei giornali nazionali e non solo, vengo invece alle vostre segnalazioni. Il momento forse più bello, più gratificante per noi del VG 21 Mattina, perché in questi oltre 2 anni di vita, quasi 500 puntate, siamo diventati un punto di riferimento per i vostri problemi, cercando di risolverli e cercando di pungolare le istituzioni competenti. Come? Attraverso questo numero, 081-762-3994, lo vedete sempre in grafica, adesso lo vedete alle mie spalle, mandato in onda dal nostro Maurizio Russo, in regia con Alessio Barco. Buongiorno. Buongiorno a voi in studio di nuovo, ci eravamo incrociati in apertura di VG, adesso ci andiamo però a concentrare esattamente su quello che è il tema, e tu lo lanciavi perfettamente, le segnalazioni, questo punto diretto che ci permette di entrare in contatto con noi e viceversa, e di portarci così ciò che sui vostri territori non va, ciò che va, ciò che si è risolto, ciò che vorreste che andasse, o semplicemente portarci alla scoperta di qualcosa che secondo voi non è conosciuto abbastanza. Ma partiamo con la prima segnalazione, questa la ascoltiamo, poi la andiamo a commentare. Sì, buongiorno alla redazione di Canale 21, mi trovo qui in Piazza del Carmine, cioè la Chiesa del Carmine, e volevo richiamare l'attenzione su questo particolare finalmente positivo, perché in quest'area pedonalizzata è stato rimosso finalmente un cantiere che è stato qui per almeno un paio d'anni. Io infatti lo segnalai con un video un paio di mesi fa e adesso mi trovo di passaggio e vedo questa, c'è una nota positiva. Sottolineavi, insomma, Davide, è un momento gratificante questo delle segnalazioni, e devo dire la verità, quando arrivano segnalazioni come questa che sottolineano un qualcosa che si è andato a migliorare, che è andato a devolversi ovviamente in senso positivo, mi fa sempre estremo piacere. Infatti appena siamo riusciti a recuperare e mettere poi qui in onda questa segnalazione, veramente è anche quel puntino che fa ben sperare che le cose pian pianino, soprattutto vista la zona che negli anni era stata caratterizzata da incuria, da abbandono, vederla
cambiare volto, che da qui magari potrebbe allargarsi e abbracciare tutta la zona, è un qualcosa che ci fa davvero piacere. Chiudiamo poi con un'altra segnalazione, questa ci fa meno piacere, andiamo a vedere di cosa si tratta, vediamo delle auto, eccole parcheggiate. Ebbene, ci troviamo a via Scura, via Formale, la zona, nell'incrocio nello specifico, passano diversi bambini, ci viene spiegato da Luigi, oltre che ragazzi, tutti i giorni per recarsi in orchestra per provare, e rischiano perché le auto sono parcheggiate senza nessun senso e quindi quelle che passano poi ovviamente si trovano ristrette alla carreggiata e mettono in pericolo quelli che si trovano a passare e non possono passare in piena sicurezza. Grazie, grazie Alessio. Commentavamo tra di noi in studio davvero l'inciviltà nel come si parcheggia e nel dove si parcheggia, ed è un tema che tra l'altro abbiamo trattato proprio ieri rispetto ai posti auto, un tema che mi pare ritroviamo anche sui giornali, sfogliandoli, però ci accontentiamo, tra virgolette, delle prime pagine con Melina. Vediamole. Sì, partiamo dalla prima nazionale di Repubblica. Vertice senza l'Italia. C'è stato l'incontro a Parigi tra Zelensky, Macron e Scholz. Missione del presidente ucraino, è volato a Londra ieri, poi la cena all'Eliseo con gli alleati per chiedere l'invio di jet. La nostra premier lo incontrerà oggi a Bruxelles a margine dei lavori del Consiglio europeo. Muri antimigranti in Europa, la Meloni dà il via libera. E poi gli ascolti record di Sanremo, 62,4%. Ieri la seconda serata, Salvini ironizza su Mattarella, sbagliato portare la Costituzione a Sanremo. E poi andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica Napoli, ecco qui il PD a Caserta, ecco le prove dello scandalo tesseramento, a Sessaurunca ben 1063 richieste di iscrizioni su soli 1200 voti, decine dallo staff del Presidente del Consiglio regionale Oliviero infiltrati da destra e poi bonifici dalla tabaccheria sotto la sede Dem. E ancora andiamo a vedere le impalcature tra stucchi e dipinti, riecco il San Carlo che si rifà il look, e poi la linea 1, dicevamo i disagi dei trasporti oggi, eterni disagi, corse ferme 7 ore per il test del treno, ricordiamo dalle 9:15 fino alle 16:15 di oggi pomeriggio. Andiamo a vedere anche però la prima pagina del Mattino Nazionale, eccola qui, PNRR allarme mezzogiorno, il rapporto di Banca Italia preoccupa la capacità di spesa dei comuni, 14 miliardi a rischio, e si apre il fronte del personale qualificato che non si trova, l'impatto del calo demografico. E poi le richieste di Kiev, il tour europeo di Zelensky, jet e missili a lungo raggio. Ancora Sanremo con questa foto in primo piano, ieri c'è stato questo bel trio sul palco dell'Ariston, Ranieri, Morandi, Albano, un'ovazione per i tre, oggi tocca a Peppino di Capri. E poi chiudiamo con la pagina interna del Mattino Napoli, si parla di turismo e caccia al personale, l'economia saltata la bassa stagione, arrivi oltre ogni previsione, ma centinaia di locali restano chiusi. Prosegue il boom, hotel a regime ridotto, gli industriali, manca il 30% degli addetti. E poi sempre una notizia che riguarda il Teatro San Carlo, in scena il restauro, e la metropolitana, oggi al centro dell'attenzione soprattutto in città, perché la metro ferma causerà non pochi problemi per i test sui treni, l'ira di Manfredi. Per fortuna, insomma, il meteo dovrebbe reggere, almeno su Napoli, che è interessata da questo problema, anche se vedremo effetti purtroppo poco rassicuranti, ne siamo sicuri, sulla viabilità in città, perché in molti saranno costretti a utilizzare l'auto. Però vediamo, a proposito di meteo, le previsioni nel dettaglio in Campania per oggi e per domani. Previsioni per giovedì. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Sulle aree interne, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Sulle aree interne, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Temperature massime, in calo. Temperature minime, in aumento. Mari, molto mossi. Venti, moderati, da nord-est. Previsioni per venerdì, al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. Sulle aree interne, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. Sulle isole, bel tempo, con cieli quasi sereni. Temperature massime, in aumento, temperature minime, senza variazioni. Mari, mossi, venti, moderati, da nord-est. Sono le 7:08, ricominciamo il nostro giro aggiornato a livello di panorami, a livello di informazioni sul meteo, cogliendole attraverso le webcam e sul campo. Iniziamo
dalla nostra rete di punti di osservazione in regione con Melina Altacci. Eccoci qui e oggi parliamo di neve perché siamo in prossimità, a ridosso del weekend, saranno in tanti appunto a recarsi presso le località montane, ma non bisogna allontanarsi poi tanto, Davide, perché la neve è praticamente su quasi tutta la nostra regione, come possiamo vedere qui siamo a Montella in provincia di Avellino, centro della cittadina avellinese, e possiamo vedere che la neve è in bianca, è bellissimo questo scenario tipicamente invernale. Poi ci spostiamo e andiamo a vedere una webcam più cittadine, le nostre, che riguardano un po' il centro città. Non c'è neve, fa comunque molto freddo, l'abbiamo sentito anche prima, tra un po' lo sentiremo il nostro Fabio, e però insomma un po' di traffico di pedoni possiamo vedere più che di auto in questo momento su via Marina. Questa è l'immagine con un cielo prevalentemente nuvoloso della stazione marittima Il Molo Beverello. Andiamo a vedere anche, eccola qui, si è aggiornata le luci del giorno, però comunque non c'è molto sole perché abbiamo detto oggi non sarà bellissimo il tempo, però è bellissima comunque questa inquadratura di Bacoli, davvero molto suggestiva con il mare in inverno che è sempre molto bello. Però ritorniamo alla neve e facciamo vedere questa bella immagine. Qui siamo ad Arpaise, ecco qui, in provincia di Benevento, anche qui possiamo notare che la neve imbianca il centro di Arpaise. Esatto, esatto, la coltre che si è sparsa sui tetti, non c'è neve al momento su Napoli, forse ci sarà nelle zone collinari, vedremo se nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Intanto tiene botta il nostro Fabio Tarantino, incassa queste temperature rigide. Caro Fabio, un collegamento flash con te, temperature, meteo e temi che affrontiamo dalle 7.55 in poi. Sì, esattamente, ben trovati, ma è giusto il ciuffo perché, come insomma notate anche da questa inquadratura, oltre al freddo il vento aumenta, le temperature sono veramente molto basse e il paradosso è che sono però più alte rispetto a ieri, ma quelle percepite sono prossime allo zero. È una giornata anche nuvolosa, ne abbiamo avuto conferma in questo momento anche con chiaramente le nuvole che vedete alle mie spalle, questo cielo che è tutt'altro che sereno, il sole sarebbe sorto teoricamente, ma non lo vediamo, chissà se lo vedremo quest'oggi. Mi sono spostato, sono al centro direzionale, perché oggi noi parleremo di Occhio alla Tassa, la nostra consueta rubrica. Io sarò ospite del dottor commercialista Fabio Migliardi, parleremo della rottamazione quater inserita nella legge di bilancio 2023, ovviamente pace fiscale, tutte le cartelle esattoriali che sono coinvolte, quali sono i pagamenti previsti, quali sono le modalità e soprattutto le tempistiche e le scadenze, tante domande con le risposte che arriveranno dai nostri esperti. E poi, chiacchierando sulla neve, parlavate di neve che a Napoli difficilmente vedremo, però ci sono tante belle località anche a pochi passi dalla campagna e in campagna stesso dove è possibile divertirsi, il turismo invernale che scopriamo attraverso tanti ospiti. La scorsa settimana eravamo in diretta virtuale da Roccaraso con un maestro di sci e oggi continueremo in questo viaggio per esplorare luoghi magici, perché anche la neve ha il suo fascino esattamente come il mare. Ed è invece in chiusura tutt'altro che affascinante la situazione che stanno vivendo alcune categorie di lavoratori legate alla scuola, perché penso ad esempio al personale ATA, tanti professionisti che erano diventati indispensabili durante la pandemia col Covid, poi successivamente non sono stati assorbiti. Ecco perché è pronta una protesta, ecco perché c'è bisogno di chiarezza, c'è bisogno di risposte, e arriveranno anche con uno sfogo in diretta al VG 21 mattina. Questi temi principali, mi vado a riparare dove? In un bar, noi ci vediamo tra poco. Io ce ne sono tanti e c'è anche tanto vento, ma questo tutto l'anno al centro direzionale. Va detto, Fabio, riparati, a tra poco, grazie. Andiamo con le notizie. A proposito di clima impazzito, apparentemente sembra impazzito perché un incendio a casa Micciola in pieno inverno col freddo sembra incredibile, ma in realtà quando la matrice è dolosa, come probabilmente è accaduto, non è un qualcosa che scandalizza purtroppo. Un incendio di vaste dimensioni che ha interessato tra l'altro l'area boschiva del Montagnone, quindi siamo proprio tra Ischia e casa Micciola, minacciando anche diverse abitazioni. Sul posto Polizia Municipale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco. L'incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri, proseguendo per diverse ore prima di essere contenuto. Tra l'altro ieri c'era il vento e poi, inclusa anche la natura impervia dell'area, ha reso complesse le operazioni di spegnimento. Questi video sono diventati virali nel giro di pochi minuti grazie proprio ai Verdi di Ischia e alla loro presidente, la presidente del comitato, Maria Rosaria Urraro, che parla di ricchezza e bellezza devastate.
E altra notizia di ieri sera, che è stato anche tema della nostra diretta delle 23, l'occupazione dell'Università Orientale da parte di alcuni studenti, la sede storica di Palazzo Giusto, per prendere posizione contro il 41 bis in solidarietà con la lotta politica dell'anarchico Alfredo Cospito, spiegano dal collettivo. Questa occupazione questa decisione è stata assunta al termine di un'assemblea pubblica, e questa occupazione si inserisce in una mobilitazione più ampia che stiamo vedendo nel paese, recita questo comunicato, non solo in solidarietà con lo sciopero della fame di Cospito, ma anche contro la disumanità delle condizioni delle carceri italiane. Attimi di paura ieri sera a Casapulla, nel Casertano, un bimbo di appena 9 anni è stato investito per causa in corso di accertamento da un'auto in corsa in via Circunvallazione. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno trasportato il piccolo in ospedale. Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute. Resterà agli arresti domiciliari il poliziotto di 49 anni che nella notte tra sabato e domenica, ve ne abbiamo parlato, ha sparato e ferito alla gamba un 19enne di Santa Maria a Vico per difendere il figlio che aveva avuto una lite con gli amici della vittima. Lo ha deciso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, lo stesso che aveva convalidato l'arresto del 49enne effettuato domenica dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravi, quindi ci sono state conferme sulla sua colpevolezza a questo stato del procedimento, anche attraverso gli approfondimenti investigativi realizzati dai carabinieri della compagnia di Maddaloni. Novità per quanto riguarda il processo, udienza davanti al GUP per il caso Ugo Russo, ebbene c'è stato un nuovo rinvio, Melina, proprio a margine di un sit-in che noi abbiamo seguito. È stata rinviata al 9 marzo, Davide, l'udienza preliminare del processo per omicidio pluriaggravato a carico del carabiniere che uccise Ugo Russo, ricordiamo aveva 15 anni, durante un tentativo di rapina con una pistola a giocattolo la notte tra il 28 e il 29 febbraio del 2020. Il GUP ha disposto, su richiesta della difesa dell'imputato, l'ascolto del perito. Non saranno ammessi invece i consulenti di parte, che tuttavia sono stati autorizzati però a presenziare e ad assistere all'escussione praticamente del perito. Martedì intanto il Consiglio di Stato ha deciso che dovrà essere rimosso il murale dedicato proprio a Ugo Russo nei pressi della sua abitazione ai quartieri spagnoli. Non ci saranno polemiche, non sarà osteggiato insomma questa rimozione, così ha dichiarato invece il padre di Ugo Russo. La procura di Napoli Nord ha chiesto l'ergastolo per Gennaro De Falco, il 65enne titolare di un centro di analisi cliniche, imputato davanti alla Corte d'Assise di Napoli con l'accusa di aver strangolato il 12 luglio 2020 la moglie, 55enne di origine ceca, cui era formalmente intestato il centro, e di aver inscenato un finto suicidio della consorte. Cuore dell'accusa l'ipotesi che De Falco abbia prima strangolato la donna per poi applicarle attorno al collo il cordino della tenda. Ieri dalla Corte di Cassazione, in questo caso, prima sezione penale, è arrivato un provvedimento di annullamento della sentenza di condanna all'ergastolo, limitatamente però all'aggravante della recidiva, ordinando un nuovo giudizio per Davide Francescone, componente del comando che il 6 novembre del 2004 a Scampia, nel rione Sette Palazzi, durante la prima faida, si rese protagonista del raid in cui venne ucciso il povero Antonio Landieri, disabile e vittima innocente della camorra. In quell'agguato rimasero feriti alle gambe 5 suoi amici, scambiati dai killer della camorra per pusher rivali. Landieri, proprio a causa delle sue difficoltà motorie, fu l'unico a non poter scappare. I giudici di secondo grado ora dovranno rideterminare la pena per Francescone. Andiamo a Salerno e parliamo di aggressioni negli ospedali, decisioni importanti a margine del vertice che si è tenuto in prefettura. Infatti saranno implementati alcuni presidi di personale di pubblica sicurezza a Salerno e Nocera Inferiore, mentre nelle realtà di Battipaglia, Cava di Tirreni e Sarno verrà disposta un'intensificazione delle misure di vigilanza H24 tramite gli equipaggi in servizio ordinario di controllo del territorio. Tutto questo anche alla luce dei 13 episodi di aggressioni sanitari tra pronto soccorso e reparti ospedalieri che si sono registrati in provincia nell'ultimo anno. A fuoco a Serino, un deposito agricolo, operazioni complesse anche in questo caso, Melina, un po' come a Ischia e Casamicciola, la fiamme spente dopo 7 ore.
Esattamente, tante sono state le ore necessarie per spegnere questo grande rogo che si è divampato all'interno di un deposito dove c'erano, pensate, 60 balle di paglia e fieno che immediatamente ovviamente si sono alimentate dando vita a un grande incendio. E soltanto nel primo pomeriggio si sono concluse le operazioni di spegnimento della squadra dei caschi rossi inviate dal comando provinciale della provincia di Avellino e adesso però si indaga per capirne meglio le cause. Oggi sarà in programma una conferenza dei servizi per discutere dell'autorizzazione a realizzare un nuovo impianto di gestione di rifiuti ad Acerra e ieri è stato diffuso il contenuto di una lettera aperta di Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, che, precitiamo proprio il suo virgolettato, non si rassegna ad un destino ineluttabile che vorrebbe condannare la nostra città a diventare un polo dell'immondizia nelle nostre terre, calpestando la salute delle persone e poi ha aggiunto, continuo con speranza a invocare tra le istituzioni uomini di buona volontà, disposti a prendere a cuore le sorti di questo territorio, vincendo la cecità e la sordità di questi anni. Parliamo di trasporto pubblico e rinnoviamo alcune importanti informazioni perché oggi la linea 1 della metro per prove tecniche sarà chiusa dalle 9.15 alle 16.40, quindi per le prove del secondo nuovo treno. A causa del perdurare delle agitazioni del personale ANSFISA, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, che effettua concretamente i collaudi, il Comune ha ribadito che non è possibile per ora effettuare le prove di notte, in orario notturno. Quindi le prove si svolgeranno da metà mattinata, ore 9.15, fino al pomeriggio inoltrato. Le ultime corse garantite per questa mattina vi saranno fino alle ore 9.12 da Piscinola e fino alle 9.16 da Garibaldi. Le stazioni saranno riaperte al pubblico, dunque previo nulla osta tecnico, dalle 16.40 e dopo la liberazione dalla linea del treno in prova. Lo sport alle 7.20, Napoli al lavoro a Castelvolturno per preparare al meglio la rivincita contro la Cremonese domenica sera al Maradona. Ricordiamo Cremonese che ha espugnato il Fortino, il Catino di Fuorigrotta volando in semifinale di Coppa Italia, squadra che ieri ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi, uno ha svolto lavoro di forza in palestra, l'altro impegnato in allenamento tattico in campo, chiusura con partita a campo ridotto. Ostigard a livello di infermeria, informazione a livello di infermeria, ha svolto l'intera seduta in gruppo. Intanto, per quanto riguarda i cori razzisti contro i tifosi del Napoli e nei confronti di Napoli, il giudice sportivo ha sanzionato lo Spezia con un'ammenda da 10.000 euro per quanto accaduto domenica scorsa allo Stadio Picco, ammenda di 10.000 euro per cori beceri e offensivi nei confronti dei tifosi della squadra avversaria. Ma ieri a tenere banco è stata soprattutto l'intervista del quotidiano tedesco Bild ad Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli ha spaziato, insomma, a tutto campo. Si è parlato di scudetto, che sarebbe il giusto culmine di un decennio straordinario. Il patron azzurro ha parlato anche della sfida contro l'Eintracht, non dobbiamo pensare di essere migliori di loro, il duello contro il Barcellona lo scorso anno la dice lunga e in pochi avrebbero scommesso su di loro, e poi il passaggio su possibili vendite eccellenti, in testa quella di Victor Osimhen, che sarebbe corteggiato proprio dal Bayern Monaco. Osimhen non è in vendita, i nostri giocatori sono richiesti, ma io non devo vendere nessuno perché noi non abbiamo debiti. E andiamo adesso invece ad altre notizie sportive con una rassegna ad hoc. Melina. Sì, e partiamo, diamo un'occhiata veloce insomma ai titoli sulle prime pagine dei quotidiani. L'addio a 37 anni, parliamo di sci, lo sci in lutto per la morte di Elena Franchini, argento mondiale. Poi sul Napoli le notizie che hai già anticipato tu poco fa, De Laurentiis blinda Osimhen e Kvara e ora testa alla Champions. Il record di punti invece, parliamo anche di basket, leggenda LeBron, gli USA celebrano il re del basket e anche del business. Ricordiamo che il basket in America è davvero un grandissimo business. E poi andiamo a vedere anche la prima pagina del Roma, della blinda Osimhen, non lo vendiamo, cori alla Spezia, solo 10.000 euro di multa. Ci spostiamo e andiamo a vedere sulla prima pagina delle cronache di Caserta, si parla sempre, la notizia in primo piano, ovviamente
sicuramente riguarda Victor Osimhen, il patron detta alla linea, avanti con costi bassi. Osimhen non si tocca, De Laurentiis non lo vendo, il Napoli non ha debiti, insulti a Diego, solo una multa, Cori Beceri contro la città, Maradona e Spalletti, lo Spezia se la cava con 10.000 euro di ammenda. E poi andiamo in Serie D, alla Casertana, nella gara con il Real Monterotondo, emergenza in difesa, Cangelosi ha solo 3 giocatori. Un'occhiata veloce anche alle notizie che riguardano la Salernitana, il futuro, Nicola ci ripensa, rivoluzione bis contro il Verona, e poi la bocciatura dei tifosi, squadre immature, esame di coscienza, e poi ex al Bentegodi, rebus di Juric Verdi, la sfida è a rischio. Infine anche il Benevento con Stellone che valuta il modulo da attuare contro il Cagliari, prova generale nel test contro la Primavera, Letizia verso la convocazione, Glick invece sarà out. Tra poco più di 7 minuti andremo a Loreto per seguire tutti insieme la Santa Messa, però resto da te Melina al touch anche per avere webcam aggiornate sul traffico in tangenziale. Aggiorniamo la pagina così vediamo proprio in tempo reale qual è la situazione, per esempio a Capodichino. Ecco qui, questa è la prima webcam che vi mostriamo, la numero 21. Come possiamo vedere, traffico decisamente intenso. Qui siamo all'ingresso per chi entra dalla Doganella, praticamente quella è la barriera di Capodichino, e il traffico si fa decisamente intenso andando verso il centro città, direzione autostrade. E poi andiamo a vedere ancora qualche altra webcam, per esempio questa qui del Vomero. Anche qui possiamo notare che il traffico si fa decisamente più intenso. Per il momento si circola a passo d'uomo, però le auto sono davvero tante in direzione sempre centro città autostrade, situazione completamente diversa sull'altra carreggiata dove invece si circola in tutta tranquillità in direzione Pozzuoli. Chiudiamo con un'ultima webcam, vediamola. Allora vediamo se riusciamo ad aprire questa qui, eccola, quella che vi abbiamo mostrato prima. Questa è in zona via Galileo Ferraris, al momento non ci sono criticità. 5 minuti e sarà Santa Messa, ma voglio tornare in regia dal nostro Alessio Barco per altre segnalazioni che ci sono arrivate via WhatsApp allo 081 762 3994. Come dico sempre quando sono di turno in regia, un cellulare sempre con noi, un cellulare sempre per voi. Torno in regia, Alessio, Maurizio Russo. Eccoci, il traffico l'abbiamo visto in tangenziale, lo vediamo anche sul cellulare che citavi tu, e vediamo subito cosa ci arriva dalla prima segnalazione, questa nella foto. Ebbene, ci racconta il non funzionare delle scale mobili della Pigna Secca, che leggendo un po' il messaggio di Giovanna ci viene spiegato non funzionino da ormai diverse settimane, funziona solamente l'ascensore, anche questo a singhiozzo, creando disagi alle persone, soprattutto quelle con problemi per spostarsi, per deambulare, che sono così costrette a fare dei percorsi totalmente non semplici e non comodi. E poi quest'altra segnalazione che vi proponiamo, subito notiamo i copertoni delle auto lì per terra, rifiuti di ogni genere, ci troviamo a via Cerlone, zona Fuorigrotta, eccoli, addirittura dei sanitari, quindi veramente qualcosa che non si ci aspetterebbe trovare per strada, abbandonato lì, che va a creare disagio, che va a creare anche dei pericoli, e da troppo tempo, ci viene spiegato, è rimasto lì. Grazie, grazie mille Alessio, inviateci altre segnalazioni e mi raccomando, vi ricordo, salvate questo numero, altrimenti non potete poi interagire con noi 24 ore su 24. 7:26, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi e per domani, poi rassegna stampa. Previsioni per giovedì. Al mattino sulle coste cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Sulle aree interne nubi e schiarite con possibili piovaschi. Nel pomeriggio sulle coste cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Sulle aree interne nubi e schiarite con possibili piovaschi. Temperature massime in calo, temperature minime in aumento. Mari molto mossi, venti moderati da nord-est. Previsioni per venerdì. Al mattino sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni. Sulle aree interne schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni. Sulle isole bel tempo con cieli quasi sereni. Temperature massime in aumento, temperature minime senza variazioni. Mari mossi, venti moderati da nord-est. Poco più di 2 minuti e poi seguiremo la Santa Messa in diretta da Loreto, seconda rassegna stampa, Melina.
Sì, partiamo dal quotidiano in Roma e in primo piano, in taglio alto, possiamo leggere la notizia che riguarda Antonio Landieri, mazzata e killer di Landieri, faida di Scampia, processo da rifare solo per Francescone. E poi due fotonotizie a centro pagina sui parcheggi, la città si divide, al Vomero non lo vogliono, a Chiaia temono, gli scavi Cosenza sono fondamentali, si parla del parcheggio che dovrebbe sorgere al Vomero praticamente sotto la zona dove attualmente si trova il mercatino. Diciamo di Antignano, anche se quello poi non è proprio di Antignano ma cosiddetto al Vomero. E poi la faida dei vicoli, sicari in azione, far west ai quartieri spagnoli, due sparatorie dopo la retata. E ci spostiamo e andiamo a vedere un po' le province, andiamo a Benevento, ecco qui si parla di ospedali, dimissioni a Balanga, aumentano i disagi in via Pacevecchia, ospedale San Pio lasciano 5 medici, carenza generale ma sempre più sguarnito il dipartimento di emergenza. E poi la regione Campania, diga Campolattaro, firmato il protocollo per le opere irrigue. E infine a Pago Veiano, via il divieto di dimora al sindaco De Jesu, la decisione del GUP di Enza Maggio, sempre creduto nella giustizia. Andiamo a dare uno sguardo anche a Salerno con la città. Salerno, hub della cocaina, due arresti, sequestrate al porto 177 kg di droga nascosta nel vano motore di un container frigo arrivato con una nave dall'Ecuador. Gli palloni bloccati dalla finanza mentre ritiravano uno dei carichi milionari, caccia ai registi del traffico. C'è questa fotonotizia in primo piano, è accaduto l'altra sera ma se ne parla ancora, Sanremo, furia salernitana, Daniela accusa Blanco, cantante senza cuore. E poi ci spostiamo e andiamo a vedere un po' l'area vesuviana con Metropolis, quegli affari d'oro sui malati d'amianto, Castellammare, inchiesta sui vampiri dei risarcimenti, lucravano sui rimborsi. Un patronato e un avvocato intascavano i soldi degli operai. La finanza ha già ascoltato una trentina di vittime di raggiri. Gioventù bruciata, spacciano droga a soli 16 anni. Blitz davanti ai centri commerciali. Sequestrati hashish, soldi e telefoni. Pronti per la Santa Messa da Loreto? Noi ci ritroviamo tra circa 25 minuti, sempre in diretta e sempre al VG21 mattina. Offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Per celebrare degnamente i Santi Misteri, riconosciamo essere peccatori e invochiamo il perdono e la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissione, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che conosci la grande sofferenza del nostro cuore per la perdita di tutti quelli che in questo terremoto hanno sofferto, concedi a noi che piangiamo la loro morte di credere che loro vivranno accanto a te in paradiso. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dal libro della Genesi. Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Parola di Dio. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore, cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Alleluia, alleluia, alleluia. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine siro-fenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia, ed egli le rispondeva: lascia prima che si saziano i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma lei gli replicò: Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Allora le disse: per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La parola di Dio oggi ci aiuta a meditare su due punti nella nostra vita. Uno con relazione al rapporto dentro della nostra vita umana. Rapporto tra due persone create da Dio, l'uomo e la donna. Senza distinzione, tutti e due sono della stessa carne, tutti e due sono figli di Dio, creati dentro di una dimensione di libertà per governare il mondo, per fare questo mondo andare avanti secondo la volontà del Signore.
Pertanto la meditazione di questo brano è questo che lascio per oggi. Noi non possiamo fare confusione. La persona umana, uomo e donna, uomo tra uomo, persone create da Dio, possiamo dire anche donna con relazione alla donna, soltanto tra di noi possiamo avere un rapporto libero responsabile, senza che uno sia superiore all'altro. Con relazione a tutte le altre creature non può essere così. Tutte le altre creature di Dio sono sottomesse anche alla persona umana. Soltanto noi abbiamo la libertà di poter rispondere a Dio. Soltanto noi abbiamo la libertà di avere un dialogo di uguaglianza. Tra di noi siamo uguali. Soltanto noi possiamo corrisponderci nell'amore vicendevole. Soltanto uomo e donna possono vivere una vita insieme, fare la loro famiglia e generare i propri figli. Bisogna avere coscienza di questo, perché non abbia tra di noi questa mentalità di che quello cagnolino è mio figlio. Non è. È una creatura di Dio che deve essere rispettata, che deve essere curata, ma non è figlio. Figlio deve essere carne della carne. I cagnolini e tutte le altre creature non sono carne delle nostre carni. Sono creature di Dio che bisogniamo fare cura. Figli stanno nella famiglia, perché i figli potranno un giorno corrispondere in questa libertà e responsabilità di dialogo, di crescere nella vita come persone umane. L'altro punto è questo del Vangelo, che ci insegna la perseveranza nella fede. Questa donna che non è della stessa nazione di Gesù, non è una ebrea, lei è di un'altra nazione, ma vuole un miracolo di Gesù. E Gesù la mette a prova, Gesù comincia a dire a lei che non conviene che i cagnolini, come loro erano chiamati, siano saziati dal pane dei figli. Ma questa donna è perseverante nella fede. Lei dice, sì, riconosco, è vero, i figli hanno i primi diritti, ma noi cagnolini possiamo mangiare quelle briciole che cadono del tavolo dei figli. Questa espressione di fede, una donna che mantiene la sua fede che Gesù può fare qualcosa per lei, anche nel momento che Gesù la prova. Lei poteva andare via arrabbiata o già senza nessuna speranza, ma no, lei si mantiene lì perché sa che quell'uomo c'è la capacità, c'è il dono di salvarla in quel momento di quella situazione di dolore che è il male della sua figlia. Pertanto, perseveranza nella fede nei momenti della prova. È questo che questa parola di Dio oggi ci insegna. Gesù non prova la donna perché la vuole cacciare via. No, Gesù prova perché lei possa ancora fare più forza e vivere nella sua fede piena. È così che accade con noi. Nei momenti della prova, Dio non ci sta facendo andare via. Dio vuole maturare la nostra fede. Impariamo questo e siamo perseveranti. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo,
Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventa per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventa per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza e provvidente, continui ad operare in mezzo a noi. Un tempo, con mano potente e braccio teso, guidaste Israele, tuo popolo, attraverso il deserto. Oggi, con la forza dello Spirito Santo, accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo, e la conduci nei sentieri del tempo alla gioia eterna del tuo regno per Cristo Signore nostro. Per questi doni di salvezza uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli come un tempo ai discepoli ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta.
Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conferma dell'unità, Signore, due convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Fabio, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto, adona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare.
Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Preghiamo. O Dio che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti a Cristo in un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera, che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa, con il tuo sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, 7:56, seconda parte del VG21 mattina di giovedì 9 febbraio 2023. Innanzitutto diamo qualche informazione sul traffico, sulla viabilità. Sicuramente inciderà lo stop della metropolitana su Napoli dalle 9:15 alle 16:40, ve lo ricordiamo, ultime corse garantite da Piscinola alle 9:12 e dalla stazione di Garibaldi dalle 9:16. Ci sono state tante polemiche nei giorni scorsi anche per l'impossibilità a effettuare prove tecniche di notte. Intanto queste sono le immagini che ci arrivano dal touch con il traffico. Melina Di Marino, ben ritrovata, questa è la situazione a Capodimonte.
Esattamente, la telecamera numero 18 che grazie a Tangenziale di Napoli ci mostra praticamente qual è la situazione in questo momento alle 7.57. Traffico intenso, direzione centro città, ma comunque tutto sommato ancora scorrevole, traffico meno intenso in direzione Pozzuoli. Vediamo se c'è ancora qualche altra webcam a disposizione, sono in aggiornamento in questo momento, ma eccola qui, questa è il sottopasso dei Camaldoli e la telecamera praticamente al chilometro 13,3. Situazione decisamente tranquilla qui in questo tratto della tangenziale. Traffico scorrevole, Davide. Grazie Melina. Altra notizia importante è quella che riguarda la possibilità di rottamare le cosiddette mini cartelle. Ne abbiamo già parlato in uno dei nostri focus del giovedì, ogni due settimane, occhio alla tassa. Ora però siamo anche a un momento della verità, primo perché si sperava in qualche correzione soprattutto da parte dei comuni con il cosiddetto decreto mille proroghe, e anche perché questa misura ha diviso i comuni, perché molto spesso si tratta di istituzioni indebitate e quindi rinunciare a riscuotere significa anche aggravare in prospettiva la situazione debitoria. Quindi la cosiddetta rottamazione delle mini cartelle ha diviso, ci sono stati comuni come per esempio Napoli che ha aderito, molti altri importanti che invece hanno deciso di rinunciare. Insomma, stiamo parlando anche di importanti comuni che hanno fatto scelte diverse, come Bologna, come Milano, come Firenze, come Reggio Calabria e come Venezia per esempio. Ecco, quali sono le ragioni del sì e quali sono le ragioni del no? Le scopriamo subito dopo la pubblicità. Vivi le emozioni della qualità in 8K, scegliendo uno splendido Smart TV di ultima generazione. I grandi elettrodomestici non sono mai stati così intelligenti. Prestazioni, affidabilità e tutti i servizi per vivere al meglio il tuo personal computer. Con le nostre promozioni potrai sempre contare sulle ultime novità al miglior prezzo. Nei nostri store troverai molteplici offerte e soluzioni per vivere al meglio la tecnologia. Euronics Tufano, da oltre 60 anni, un mondo più avanti. Benvenuti da Cinella Arredamenti. Questa volta sono da solo a presentarvi questo straordinario mobilificio. Una chiamata. Chi sarà mai? Erennio, ciao, non potevo lasciarti da solo. Mi trovo nella sede di Viargine di Cirella Arredamenti, dove c'è una nuova esposizione con tante belle soluzioni di qualità. Brava Lia! Ma anche qui, a Charlie Chaplin, c'è un'esposizione straordinaria. E hai ragione, ma adesso parliamo delle offerte del momento. Sì, per chi acquista una cucina Lube con 4 elettrodomestici, 2 sono in omaggio. E se acquistate nella nuova esposizione una cucina con 4 elettrodomestici, in regalo una Smart TV da 50 pollici. E possibilità di finanziamento senza busta paga fino a 5.000 euro. E come sempre da Cirella Arredamenti, trasporto e montaggio in omaggio. Cirella Arredamenti. Venite in una delle due nostre sedi. E noi ci troverete qui. Cirella Arredamenti. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se fait sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en. Tu o un tuo parente siete stati vittima di un errore sanitario? Noi siamo dalla tua parte, contro la mala sanità. Cerchi giustizia e vuoi ottenere il giusto risarcimento? Noi siamo dalla tua parte. Reagisci, non sei solo. Noi ti aiutiamo e non devi anticipare nessun costo, perché noi siamo
dalla tua parte. Vai su www.dallatuaparte.org oppure contattaci all'800 77 55 99. Dalla tua parte ci siamo sempre per darti una mano. Sono le 8:02, tra pochissimo le 8:03, e parliamo della rottamazione delle mini cartelle voluta dal governo attraverso la legge di bilancio, un provvedimento di cui già ci siamo occupati in questo spazio del giovedì quindicinale, Occhio alla Tassa, dedicato al fisco, a come conoscerlo, a come orientarsi nel mondo della fiscalità, delle tasse, delle imposte. E non solo, una misura che è salita anche di importanza nel dibattito, nell'attualità, anche perché ha diviso i comuni. Infatti questa rottamazione delle mini cartelle, che va detto non è la prima volta, addirittura in 10 anni è il quarto provvedimento di questo tipo, riguarda soprattutto tributi locali, contravvenzioni per violazioni al codice della strada, pesano quindi sui comuni, che in molti casi sono indebitati e che in molti casi, riscuotendo anche sanzioni, interessi, cercano di ripianare il gravame del debito. Ebbene, i comuni si sono divisi, perché c'è chi ha aderito, come Napoli, ci sono invece molti altri comuni, anche molto importanti, come Milano, come Bologna, che hanno deciso di non aderire, ma anche in Campania ci sono state delle divisioni. Noi ne parleremo nel dettaglio della misura con il nostro commercialista di fiducia, il dottor Fabio Migliardi, che vedo collegato in esterna con Fabio Tarantino, e ne parleremo anche in diretta telefonica con Carlo Marino, sindaco di Caserta e presidente dell'ANCI Campania. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Tra poco vengo da lei perché vogliamo parlare dei comuni, della situazione dei comuni che sono impegnatissimi su tanti fronti, c'è questo aspetto, ci sarebbe anche quello del PNRR rispetto al personale che serve, alle vostre esigenze per attuare i tanti progetti che saranno finanziati, che devono essere ancora finanziati, ma partiamo dai dettagli basilari. Fabio, vengo da te in esterna su questa rottamazione, che cosa prevede, cosa si paga, cosa non si paga. Eh sì, esattamente. Intanto ben ritrovati a tutti voi. Siamo in diretta da Napoli, allo studio del dottor commercialista Fabio Migliardi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito, come al solito, e un saluto particolare a tutti i nostri telespettatori, anche contribuenti. Ecco, esattamente, in modo particolare che sono interessati, intanto è caduta la cuffia, a questo blocco, a questa tematica che riguarda la rottamazione quater. Che cosa si intende per rottamazione quater, in modo particolare cosa prevede, quindi chi è che è interessato in modo particolare a questo blocco, a occhio alla tassa di oggi? Sì, ne abbiamo parlato anche in precedenza, la rottamazione interessa un po' tutti i contribuenti, tutti coloro che sono destinatari di alcune cartelle esattoriali. Si sta attuando anche questa nuova legge di bilancio, ha attuato la cosiddetta pace fiscale, cioè la possibilità per i contribuenti di mettersi in regola con il fisco. Pace fiscale perché da un lato quindi l'ufficio smaltisce un numero elevatissimo, centinaia di migliaia di cartelle esattoriali che giacciono in attesa appunto di essere riscosse, dall'altra parte i contribuenti che con uno sconto, in alcuni casi addirittura sulla sorta capitale, ma sempre invece sugli accessori, cioè sugli interessi, le sanzioni, gli interessi e le spese. In questo caso invece, avendo questo sconto, con una piccola dilazione si riescono a mettere in pari, riescono a sistemare la propria situazione debitoria nei confronti del fisco. Quindi rottamazione quater è la quarta volta che viene attuata e riguarda che cosa? Per quanto tutte le cartelle esattoriali che sono state fino all'importo di 1.000 euro complessivi, cioè tra sorta capitale, per esempio 800 euro di IRPEF, più gli interessi e le spese per 150 euro complessivi, queste cartelle vengono rottamate, vengono stralciate, vengono annullate per quelle che sono state notificate, che riguardano il periodo fino al 31 dicembre 2015. Per quanto riguarda, e vengono del tutto stralciate, vengono annullate automaticamente dalla pandemia. Esattamente, noi, mentre lei sta parlando, dottore, ci sono grafiche importanti che mostrano quanto lei ha detto in sintesi. Abbiamo visto la prima, cosa prevede la rottamazione quater, l'abbiamo anche vista, questa è la seconda, sulle somme dovute, anche questo tema centrale, quindi cosa si paga in senso pratico? Sì,
si paga, ripeto, per tutte quelle che non rientrano in questo straccio, in questo annullamento che è automatico. Che significa automatico? Che se io oggi, attraverso lo SPID, oppure attraverso una delega al proprio commercialista di fiducia, estraggo un estratto conto della mia posizione debitoria, quello che era Equitalia, oggi ADER, Agenzia delle Entrate Riscossione, io adesso riesco a non dovrei ritrovare delle cartelle vecchie che magari qualche mese fa trovavo, una cartella risalente al 2011, una cartella 2008, 2010, non dovrei assolutamente trovarla. O eventualmente, se la dovessi trovare, faccio una istanza, si dice in autotutela, per lo stralcio automatico immediato di questo, di queste somme che non sono affatto dovute. E tu, la rottamazione, quindi, mentre invece per tutte quelle che non rientrano in questo periodo, è perché 2015? Perché essendoci un periodo di, si dice, di prescrizione per pagare, per riscuotere questi tributi, che supera i 5 anni, automaticamente lo Stato dice: guarda, io ti evito ogni qualsiasi, diciamo, dubbio, limitiamo il contenzioso tributario, io te lo stralcio. Ma per tutti gli importi, per tutte le cartelle notificate entro il 30 giugno 2022, okay, si può avere invece questo sconto, che riguarda non tanto la sorta capitale, che resta fissa, ma si ha lo stralcio totale, o in alcuni casi, lo vediamo dopo, parziale, di tutte le sanzioni, interessi, tutti gli accessori, spese, notifiche e quant'altro, che poi alla fine costituiscono quasi il raddoppio, in alcuni casi, della sorta capitale stessa. Ecco, ci fermiamo qui solo per il momento, anche perché il dottor Migliardi ha già chiarito che poi ci sono tanti altri argomenti, Davide, da dover affrontare, cioè il sindaco di Caserta è in collegamento, quindi per il momento ascoltiamo anche quello che lui ci racconta. Perché per esempio c'è il capitolo delle multe stradali, insomma, che sindaco, vengo da lei, le multe che rientrano a pieno titolo nello stralcio, e tra poco lo vedremo con il dottor Migliardi, e poi i tributi locali, sono componenti fondamentali del loro bilancio. Innanzitutto le chiedo, Caserta che decisione ha preso? Ha aderito o non ha aderito? E poi quindi le chiedo un primo riscontro da sindaco di Caserta, da primo cittadino di Caserta, e poi come presidente di ANCI Campania, perché ci sono stati comuni che hanno aderito, comuni che non hanno aderito, in parte si dice per ragioni di principio, c'è chi ha pagato e tutti devono pagare, e poi dall'altra parte c'è anche chi ha detto in realtà noi affidiamo alcuni servizi ai concessionari privati, e in questo caso, beh, lo stralcio non si applica, e quindi noi vorremmo almeno l'estensione. Se ci fosse l'estensione, allora noi aderiremo. Qual è la situazione a Caserta e in Campania? Buongiorno, ribuongiorno anche. Intanto mi fermerei a quello che lei ha detto proprio nell'ultimo pensiero, e lo direi più espressamente, cioè la maggior parte dei comuni non possono aderire perché la norma prevede che per i concessionari di agenti di riscossione privati, e quindi i cosiddetti concessionari dei comuni, non si può aderire alla rottamazione o comunque allo stralcio. Questo già fa comprendere che la maggior parte dei comuni che sono con dei concessionari privati e non hanno l'agente di riscossione dell'Agenzia delle Entrate non possono aderire. Quindi questo è già, ed è come ben ha detto lei, la prima richiesta che avevamo fatto in sede di norma di modificare, ma questa norma non c'è stata data, questa modifica non c'è stata data. Secondo aspetto, l'ha già ben rappresentato, oggettivamente il taglio verticale viene fatto sempre sui comuni che sono quelli che poi devono dare i servizi ai cittadini, e molti comuni con, lei parlava delle multe, quindi col codice della strada, il cosiddetto articolo 208, fanno le manutenzioni stradali, quindi senza la riscossione delle multe e senza la possibilità attraverso le sanzioni di recuperare economicamente dei soldi non si riescono a fare le manutenzioni delle strade. Ecco perché noi, fermo restando che siamo assolutamente disponibili nei confronti dei cittadini e dei contribuenti di costruire un percorso anche di moderno rapporto tra la cittadinanza e chi deve fare la riscossione, questo a tutti i livelli, quindi fa bene il governo nazionale a costituire un modello di dialogo competitivo con le famiglie, con i cittadini, con i contribuenti, ma allo stesso tempo poi devono creare le condizioni perché anche gli enti territoriali possano fare questo. Ecco, è molto chiaro, sindaco, da questo punto di vista. Naturalmente, ecco, per esempio Napoli ha deciso di
aderire, anche insomma se si tratta poi di un qualcosa che riguarda ben 271 milioni, per esempio, nel capitolo di bilancio di Napoli, non è indifferente. Io voglio tornare però da Fabio e dal dottor Migliardi anche per capire meglio, innanzitutto, con due aspetti, facciamo anche un po' un riepilogo, perché grazie al dottor Migliardi abbiamo proprio preparato uno schemino, multe statali, multe locali, quindi come orientarci, e poi c'è il capitolo delle multe, ma anche del bollo auto, per esempio, Fabio. Sì, esattamente, multa con stralcio, con rottamazione, la multa che non è un'imposta, e soprattutto poi anche la questione legata al bollo auto, da dove si riparte, dottor? Sì. Come introduceva il presidente dell'ANCI, dobbiamo partire da un piccolo presupposto, il fondamentale presupposto giuridico. L'imposta prevede per sua natura anche delle sanzioni per l'omesso pagamento, mentre invece alla sanzione stessa, alla contravvenzione, nasce già come sanzione, e alla sanzione è connaturato invece anche l'elemento dell'interesse. Quindi noi abbiamo due problemi fondamentali: uno riguardo alla natura del tributo e due riguardo anche alla destinazione del tributo stesso, perché come accennava il presidente dell'ANCI, la questione le entrate derivanti dalle multe stradali sono destinate alla riparazione delle strade, così come altri tributi locali, la TOSAP, la COSAP, tutti i diritti per la costruzione, dei diritti per l'edilizia, sono destinati alla creazione delle fognature e quant'altro. Quindi c'è anche una destinazione qui per natura di tributo locale, alla quale non si deve sfuggire. Allora il problema che accennavo, poi entro anche nel dettaglio, però è importante secondo me anche fissare questa cornice entro cui ci stiamo muovendo. La cornice è particolarmente delicata, perché effettivamente già la prima disparità di trattamento tra ente di riscossione pubblico privato creerà il contenzioso, e quindi quella famosa pace fiscale cui accennavo prima difficilmente si verificherà. Quindi anziché diminuire il contenzioso, è facile prevedere invece un incremento di contenzioso, e quindi anche magari questioni di più alto livello, di livello diciamo di costituzionalità della norma stessa. Esatto. Ecco, è chiaro. Poi anche sul bollo auto bisogna fare chiarezza. Quindi anche lì, per quanto riguarda il bollo auto, per quanto riguarda le multe, quindi ciò per cui alcuni comuni hanno aderito o meno. Ecco, da qui discende anche l'aspetto per il quale alcuni comuni hanno scelto, perché essendo la sanzione con l'interesse connaturato alla sanzione, alcuni comuni, ecco come per esempio il comune di Napoli, ha rinunciato tra virgolette ad una cifra anche cospicua, quantificata in circa 200 milioni di euro, che è una cifra notevole, ma comunque ridicola rispetto ai 5 miliardi di debiti che ha il comune di Napoli, quindi comunque non è così significativa rispetto alla situazione della debitoria complessiva. E quindi anche per questo fatto, in alcuni casi si aderisce o meno, e quindi la famosa pace fiscale, e quindi la famosa rottamazione, la possibilità di pagare o tutto e subito entro il 31 luglio, con delle domande che si devono fare entro il 30 aprile, attraverso appunto il meccanismo di collegamento individuale oppure tramite un intermediario alla propria posizione all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ex Equitalia, e quindi oppure invece con un rateizzo di rate trimestrali fino alle 18 rate, e che consente quindi di sistemare le proprie posizioni anche per il bollo auto e per le multe. Date importanti: 30 aprile e entro il 31 luglio il pagamento. Le grafiche le abbiamo mostrate, il dottor commercialista Fabio Migliardi è stato come sempre esaustivo in tutto ciò che andava spiegato, veramente col cucchiaino, a chi ci sta seguendo, per una tematica che riguarda tutti noi, di fatto, come ha giustamente sottolineato. Davide. Ecco, grazie Fabio intanto, e grazie anche al dottor Migliardi. Io volevo andare un attimo dal sindaco Marino, che ci sta ascoltando. Sindaco, nel 2022 c'è stata una stangata per i comuni che ammonta praticamente a 1 miliardo di euro. Ecco, ma senza interventi concreti, si parla di aumento dei costi per i cittadini e anche ovviamente di servizi che non potranno essere garantiti. Quali possono essere questi servizi? Guardi,
è chiaro che ci sono due o tre argomenti importanti e fondamentali che riguardano gli enti territoriali e che creeranno sicuramente disagio ai cittadini. Uno, ne stiamo discutendo a livello nazionale, ma anche noi comuni abbiamo posto il problema, è il tema dell'autonomia differenziata, che cristallizza naturalmente i divari tra il nord e il sud e che creerà ancora un forte disagio soprattutto sul tema dei trasporti pubblico locale, sulla scuola, sulla sanità, argomenti fondamentali per gli enti territoriali e che assolutamente ancora di più allontanerà nelle famose graduatorie classifiche sulla qualità della vita il nord al sud. Secondo elemento, sicuramente in questi anni sono diminuiti fortemente i gettiti fiscali, i gettiti che il governo, lo Stato trasferiva agli enti territoriali. Questo ha creato naturalmente un aumento sui cittadini delle cosiddette riscossioni che i comuni fanno nei confronti delle proprie comunità. Quindi aumento della tassazione o delle imposte da parte dei comuni sui servizi che fanno regolarmente ai cittadini, questo dovuto a una mancanza di introiti dal nazionale. È sempre il famoso equilibrio che si deve trovare tra il dare risposte ai cittadini e far quadrare poi i bilanci. Sappiamo che soprattutto al sud il tema dei dissesti finanziari, si diceva anche prima sul grande debito del comune di Napoli, crea comunque un disagio sul sistema imprenditoriale, sul sistema sociale del territorio. Infatti, Sindaco, questi numeri che citava anche la collega Di Marino si riferiscono proprio al caro energia, ecco, la stangata da 1 miliardo che voi avete subito, praticamente oltre 121.000 euro in media per municipio, e le tariffe, sempre secondo questo studio di Demoscopica, che sono lievitate dell'11,5%. Ecco, quindi lei ha profilato due rischi sostanzialmente. Il primo è che poi magari i comuni che in un primo momento aderiscono poi magari si pentono e allora devono ritoccare al rialzo alcune imposte, pensiamo all'ICI, pensiamo alla Tari, pensiamo alla Tasi, e poi c'è anche il rischio costituzionalità, quindi magari ci sono dei comuni che decideranno di impugnare proprio perché c'è il rischio che ci siano magari cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ovviamente questo è un approccio critico rispetto a una norma che però c'è, con un percorso che ci ha delineato, come sempre, in maniera sintetica e semplice, il nostro Fabio Miliardi, che saluto e che ringrazio insieme a Fabio Tarantino, collegati con noi in esterna, e ci ritroviamo tra 15 giorni. E ringrazio moltissimo il sindaco di Caserta, il presidente ANCI Campania, Carlo Marino. Una buona giornata, buon lavoro a tutti. Grazie, un saluto a tutti. Grazie. Grazie mille. 8:20, noi andiamo in pubblicità perché tra poco torniamo a chiacchierare sulla neve. Parleremo del trekking in Cilento e poi di tutte le novità su questo freddo, per quanto tempo ancora dovremo subirlo. Restate con noi. Nautic Sud, il salone internazionale della nautica dall'11 al 19 febbraio alla mostra d'Oltremare di Napoli. Da Mister Risparmio, prezzi imbattibili dal 9 al 19 febbraio in offerta per te. Approfitta delle nostre offerte valide in più di 70 punti vendita. Cerca quello più vicino a te su misterrisparmioshop.it. Ti aspettiamo! St. Valentine in Love. Gruppi musicali, stand gastronomici e spettacoli teatrali. La kermesse dell'amore. Dal 10 al 14 febbraio a San Valentino Torio. Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se fait sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Ben ritrovati nella sede centrale di Dotolo Mobili qui al Passo di Mirabella. È con grande entusiasmo che oggi voglio presentarvi la nuova Promo Sposi 2023. Acquistando oggi avrà il prezzo bloccato per tutto il 2023. Dopo aver bloccato il prezzo, sceglierete voi quando volete la consegna e ricordate che tutti gli eventuali aumenti sono a carico nostro. Affrettatevi! Arredamenti completi a partire da 4.990. Solo con Dotolo la qualità ha il giusto prezzo. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta. Papà, ma abbiamo fatto bene i conti? Nautic Sud, il Salone Internazionale della Nautica dall'11 al 19 febbraio alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Vivi le emozioni della qualità in 8K, scegliendo uno splendido Smart TV di ultima generazione. I grandi elettrodomestici non sono mai stati così intelligenti. Prestazioni, affidabilità e tutti i servizi per vivere al meglio il tuo personal computer. Con le nostre promozioni potrai sempre contare sulle ultime novità al miglior prezzo. Nei nostri store troverai molteplici offerte e soluzioni per vivere al meglio la tecnologia. Euronics Tufano, da oltre 60 anni, un mondo più avanti. Sono le 8:24, anzi 23, chiacchieriamo sulla neve, questa rubrica che è partita la scorsa settimana con grande successo. Siamo partiti dalla meta preferita dai campani per quanto riguarda il turismo invernale, Roccaraso, un evergreen, un grande classico. Ora questa rubrica cerca di prendere dei percorsi originali, creativi, interessanti, perché noi per esempio parliamo del Cilento soprattutto d'estate, però in realtà c'è tutto il tema del cosiddetto archeotrekking, delle escursioni, delle passeggiate, che proprio nel Cilento d'inverno trova degli spunti davvero invitanti, appetitosi e molto molto suggestivi. E quindi insieme a colui che è un po' l'inquilino del giovedì, l'ingegnere Alberto Fortelli di campagnale.it, che ci parlerà del freddo, che ci parlerà del clima di questi giorni e delle prossime settimane, lo vediamo in collegamento a Scea, lo ringraziamo e lo salutiamo perché davvero è una bellissima iniziativa, Giuseppe Di Bello, direttore di Archeo Trekking. Buongiorno Giuseppe, buongiorno ingegner Fortelli. Buongiorno. Buongiorno. No, Giuseppe, io parto da te perché sicuramente, ecco, il Cilento, come dicevo, il luogo comune è che il Cilento sia l'estate, questa equazione Cilento-estate. Invece il Cilento, ma ampliamo il concetto naturalmente al Parco Nazionale che riguarda il Cilento, il Vallo di Diano, i Monti Alburni, offre dei paesaggi nevosi molto interessanti che credo, penso ci siano in questi giorni. Ecco, se ce ne puoi parlare. Beh, salve, buongiorno a tutti. In pratica proprio questa mattina ci siamo svegliati con tutte le colline e le montagne circostanti nella zona del Cilento e Vallo di Diano imbiancate, quindi la neve sul territorio è un elemento che lo caratterizza in modo naturale ma anche tradizionale, perché poi ci sono alcuni punti che in passato erano anche riferimento per le attività rurali. E questo noi l'abbiamo sposato come attività anche per poter destagionalizzare. Vedo che stanno scorrendo alcune immagini delle ultime ciaspolate che abbiamo fatto su al Monte Gelbison, che è una montagna, vedete quest'altra immagine, appunto l'affaccio panoramico su quello che è Capo Palinuro. Giustamente, come avete detto, il Cilento non è solo l'estate al mare, anzi c'è tanto da poter fare in tutto il periodo dell'anno con tutta una serie di attività che possono essere quelle di appunto scoprire la montagna in modo più semplice rispetto a quello che è lo sci o tutto ciò che riguarda impianti attrezzati che hanno difficoltà anche loro visti i cambiamenti climatici. Ecco. Quindi ti voglio chiedere appunto del Monte Gelbison, perché è il grande protagonista insomma di questi itinerari. Poi parleremo della modalità con cui si svolgono questi itinerari insieme
a Melina. Ecco, qualche particolarità di questi itinerari, quali battete di più, quali sono, ecco, quelli che proponete al momento, e penso ci sia una grande adesione in questo periodo. Allora, in questo periodo sì, Monte Gelbison è una delle montagne più facilmente raggiungibili, perché si trova alle spalle di Valle della Lucania, ai piedi ci abbiamo Novivelia, quindi facilmente raggiungibile, e da lì subito si può iniziare, almeno dipende dai periodi. Quest'anno la neve si è fatta attendere, però quando, cioè 15 giorni fa, ha iniziato questa forte nevicata, comunque ha lasciato adesso, ma adesso sta riprendendo la neve, e quindi abbiamo la possibilità di frequentare tranquillamente Monte Gelbison. Certo, per chi vuole arrivare su in vetta deve immaginare che comunque è pesantuccia come attività, perché comunque adesso con la nuova neve che è arrivata si superano tranquillamente i 50 centimetri, e quindi noi per questo proponiamo la passeggiata con le ciaspole, che può essere modo. Giuseppe, tra poco torniamo da te. Intanto ti chiedo tecnicamente, se ti allontani un po' con il telefonino, in modo tale che possiamo vederti anche per bene. Vogliamo il tuo intervento, ecco, vogliamo apprezzarti. Tra pochissimo però torniamo da te. Tra pochissimo torniamo da te, perché voglio andare al nostro ingegner Fortelli. Ingegnere, il freddo è arrivato, dopo Thor è arrivato Nicola, abbiamo visto un Vesuvio da record imbiancato per molto molto tempo. Ebbene, qual è la situazione oggi? Anche parlando della giornata di oggi, perché si parla di neve anche a quote collinari, mi sbaglio? Buongiorno a tutti di nuovo. Sì, il freddo è arrivato in maniera finalmente... nell'accezione più ampia, quindi dopo tanta attesa è arrivato il freddo, e quindi da un paio di settimane, ma forse anche più a questa parte, il freddo è molto intenso, le temperature sono molto basse, non da record, ma comunque molto basse, soprattutto, come dicevamo la volta scorsa, si avverte il salto termico rispetto a condizioni che in precedenza erano, diciamo, non propriamente invernali. Questa immagine che abbiamo visto è proprio quella attuale, quindi di circa mezz'ora fa, tre quarti d'ora fa, dove si vede che, a differenza dei giorni scorsi, nei quali le condizioni del tempo erano buone, quindi il cielo era sereno, era molto freddo, c'era vento gelido, però il cielo era sereno o poco nuvoloso, stamattina dall'Africa, dal sud, è venuta su questa depressione che ha portato questo velo di nubi che nelle previsioni avrebbe potuto portare già in queste prime ore del mattino qualche nevicata persino a Napoli, persino sulle zone costiere, però per adesso questa nevicata non c'è stata, mentre sulle zone interne, quindi in provincia di Benevento, di Avellino, in questo momento stanno cadendo deboli nevicate, quindi il freddo è ancora molto intenso, e tale si manterrà forse per la giornata di oggi e di domani, però ecco, poi come vedremo in seguito qualcosa cambierà. Esatto. Ecco, qualcosa cambierà, e vogliamo sapere cosa cambierà, perché andiamo incontro al weekend, c'è chi si sposta per andare sulla neve nel weekend, magari non ce ne sarà bisogno, ingegnere, potremmo anche avere qui qualche fiocco in questi giorni? Allora, ove mai dovesse arrivare qualche fiocco qui sulle zone, diciamo Napoli, anche zone collinari, Camaldo, Livomero Alto, queste zone qui saranno nevicate verosimilmente, ove mai dovessero esserci, piuttosto modeste. Comunque il freddo è intenso, è caduta tanta neve, quindi sulle montagne la neve resisterà ancora, anche se già nel weekend, diciamo, questa massa d'aria fredda che proviene dalla penisola balcanica tenderà un po' ad allentare la morsa, e quindi le temperature risaliranno abbastanza decisamente, soprattutto in quota, però la neve credo che resisterà ancora per molto, e quindi consentirà anche agli amanti dello sci di farsi qualche bella scivolata. Intanto, caro ingegnere, possiamo vedere proprio delle mappe che ci ha preparato relativamente ai prossimi giorni, l'allarghiamo così la possiamo vedere insieme. Questa, vabbè, la giornata di
di oggi. Ecco, ci mostrava prima l'immagine satellitare, questa invece è la mappa cromatica che ci dà proprio l'idea di questa nuvolosità. E poi c'era anche un'altra mappa a seguire, che tra poco vedremo. Intanto, ecco, qui notiamo anche la probabilità di precipitazioni, quindi molto interessante questa mappa. Un'altra mappa che invece voglio proporvi proprio per dare in maniera plastica, ecco, i prossimi giorni. Questa è la visione per quanto riguarda il weekend, e l'ingegnere proprio ce lo spiegava poco fa. Io voglio andare, poi l'ingegnere ci ha preparato un aneddoto interessante su febbraio e su marzo, molto rapido, però prima voglio tornare dal nostro amico Di Bello di Archeotrekking. Appunto, cos'è l'archeotrekking? Perché poi ci sono le bellezze naturali, ma ci sono anche le bellezze archeologiche, Giuseppe. Sì, in realtà adesso mi sono collegato proprio da uno dei siti storici importanti del territorio cilentano. Praticamente alle mie spalle si vede la Torre di Velia, che è praticamente un sito che fa parte di quello che è tutto il patrimonio UNESCO del Cilento. Mi piace ricordare che il Cilento, come area parco nazionale, è tra le più estese d'Italia ed ha un riconoscimento UNESCO per il suo paesaggio culturale, e tra cui Velia, Pestum e Padula, la Certosa, quindi ingloba un po' tutto quello che è il nostro territorio. E dietro alle mie spalle appunto l'acropoli greca, perché poi è una città di origine greca, con quella che era, che è stata in realtà la città di Parmenide, Elea, che è famosa al mondo per tutta una serie di elementi, ma soprattutto per la filosofia che ha aperto alla filosofia occidentale da quest'area. E noi abbiamo sposato quest'idea facendo e proponendo una serie di percorsi che vanno anche questi a destagionalizzare, perché sono praticabili un po' durante tutto l'arco dell'anno l'area del territorio del Parco Nazionale. Abbiamo iniziato con piccoli siti che sono all'interno del territorio, quindi da Pisciotta c'è un sito che si chiama Castelluccio, poi ci siamo spostati sul Muro della Civitella, dove c'è la Spruiron, un altro sito archeologico. Raggiungerli a volte c'è bisogno appunto di fare una bella passeggiata, e quindi si sposa l'aspetto naturalistico e quello archeologico, che è molto diffuso su questo territorio, come un po' in tutta Italia. Però un turismo destagionalizzato, un Cilento bellissimo da scoprire 365 giorni l'anno. E a proposito di calendario, ingegnere, a proposito di questo freddo veramente in chiusura telegrafico, di questo freddo che può durare a lungo, il freddo non è soltanto una prerogativa di gennaio o di febbraio, ma può essere anche una prerogativa di marzo, perché la saggezza popolare ce lo dice. Sì, la saggezza popolare si sviluppa nei secoli e quindi difficilmente sbaglia. Febbraio corto e amaro, mia nonna mi diceva sempre, vabbè, in dialetto ovviamente, corto e amaro. E poi ci diceva un altro proverbio relativo al mese di marzo, che in alcuni casi può essere molto crudo. Ecco, le molte grandi nevicate del passato sono avvenute a marzo, e quindi il proverbio «si marzo ingrugne, tu faccio un ballugne» va bene, diciamo che rende bene l'idea proprio della cattiveria che in alcuni casi marzo meteorologicamente può presentare. E la verificheremo, ingegnere. Intanto vi ricordiamo di visitare campagnalive.it, che è il nostro portale di riferimento per quanto riguarda le webcam, le temperature e tante altre curiosità, così come vi invitiamo a visitare il sito dell'associazione Archeotrekking. Abbiamo avuto in diretta Skype il direttore Giuseppe Di Bello, che saluto e ringrazio. Auguro a entrambi una buona giornata. Grazie davvero a entrambi. Buona giornata a tutti. Grazie. 8:35, abbiamo ancora un collegamento importante, ma prima voglio tornare in regia dal nostro Alessio Barco per gli appuntamenti di oggi in Campania. E ve li propongo subito. Dopo la neve rientriamo nella nostra regione, rientriamo nelle nostre città, e partiamo con la grafica che ci propone l'agenda di quest'oggi. Alle 12:30 a Napoli, Real Albergo dei Poveri, la Commissione Urbanistica del Comune di Napoli effettuerà un sopralluogo al Real Albergo dei Poveri. Poi alle 15:30 al Parco Mascagni di via Ruoppolo al Vomero, la riapertura dell'area giochi del parco in attesa dell'avvio dei lavori di riqualificazione ad opera del Comune. Alle 21 poi a Napoli, Galleria Toledo, Teatro Stabile di Innovazione, via Concezione a Monte Calvario 34, Canio Lo Guercio a Fila e Voce in concerto. Sì,
Emilia, adesso è un altro appuntamento, quello di domani, 10 febbraio, ci sarà uno sciopero nazionale della scuola guidato dal sindacato USB che si è fatto da portavoce e da megafono di quei tanti componenti del personale scolastico che in tempo di pandemia sono stati davvero fondamentali per garantire i servizi educativi in uno dei momenti più difficili della nostra storia recente. Stiamo parlando di 55.000 unità aggiuntive nel periodo del Covid, organici aggiuntivi che servirebbero come il pane in questo momento per rilanciare le tante iniziative che anche in ottica di PNRR si dovrebbero approntare per far sì che l'istruzione diventi un'istruzione sempre più capillare, diffusa e di qualità. E quindi una protesta indetta dall'USB, ma riguarda tutto il personale docente, ATA, educativo, dirigente a tempo indeterminato e determinato. Ci sarà una manifestazione domani alle 10 a Roma e ne farà parte anche come componente del Comitato Organico Aggiuntivo Alessia Cavataio, che saluto e ringrazio. Buongiorno Alessia. Buongiorno, allora, buongiorno a tutti. Ricordiamo, voi avete pubblicato anche nei vostri gruppi una serie di motivazioni, ci indichi le più importanti? Allora, sostanzialmente noi, il nostro comitato organico aggiuntivo ex Covid nasce proprio dall'esigenza di richiedere più personale scolastico ATA, collaboratori e amministrativi assistenti tecnici nelle scuole. Noi siamo stati utilizzati durante il periodo di pandemia come organico aggiuntivo. In realtà quando siamo arrivati nelle scuole ci siamo resi conto che andavamo a coprire i buchi che negli anni erano stati fatti togliendo sempre più personale. Quindi questo non è un organico aggiuntivo, ma deve diventare un organico di fatto di queste scuole, perché le scuole senza personale scolastico, senza questo personale che è stato venduto come personale in più, in realtà versa in condizioni pietose. Le scuole sono sporche, non sono ben sorvegliate perché i colleghi di ruolo non riescono a coprire tutto e le segreterie sono ingolfate. Tra l'altro, come dicevi proprio tu, ora inizieranno questa serie di progetti in più dovuti all'arrivo di questi soldi del PNRR, quindi ancora di più il personale scolastico diventa fondamentale. Noi chiediamo un aumento strutturale di organico, quindi non chiediamo che noi ex organico Covid veniamo assorbiti all'interno delle scuole, ma chiediamo piuttosto che venga aumentato l'organico perché è ormai indispensabile per le scuole. Quindi la manifestazione di domani verterà proprio su questo, sul precariato in genere, perché le scuole sono pieni di precari, precari storici che magari stanno lì da 20 anni e chiediamo un aumento di organico del personale ATA. Oh, Alessia, voi avete proprio pubblicato un manifesto molto interessante proprio per punti. Ricordo che la manifestazione domani si tiene davanti alla sede dell'ex Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Voi per esempio parlate anche soprattutto del discorso della mancata stabilizzazione, e questo lo abbiamo affrontato. Parlate anche dell'inadeguato rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale e poi anche i vincoli sulla mobilità dei docenti. Quindi oltre a stabilizzare bisogna pagare meglio e soprattutto dare maggiori garanzie rispetto al concetto della mobilità. Tante volte c'è stato il caso della bidella, lì, anche lì si è fatta un po' di disinformazione. Diciamo che è un'estremizzazione però di un concetto che esiste nel mondo della scuola. Che esiste assolutamente, ci sono colleghi docenti e personale ATA che lavorano a 800 km di distanza e spesso non riescono a rientrare nelle proprie regioni, quindi vengono bloccati fuori e lavorano per anni fuori per fare punteggio, per cercare di avere lo stipendio a fine mese, e questo non va più bene, insomma, bisogna migliorare questa situazione e bisogna far rientrare nuovamente il personale nelle loro regioni. Perché lo stipendio a fine mese viene utilizzato per pagare le spese, tutto questo per farsi 10-15 anni di precariato e poi riuscire a entrare di ruolo e rientrare in famiglia. Voi poi avete anche una posizione molto chiara rispetto all'alternanza scuola-lavoro, anche in questo caso da una parte si sente l'esigenza di una scuola che prepari di più e meglio al lavoro, però abbiamo tante volte dato conto dei casi di cronaca che testimoniano forse la necessità di rivedere anche le cose.
Assolutamente, un'alternanza scuola-lavoro, ma che non sfrutti i ragazzi, perché qui parliamo di ragazzi delle scuole superiori di 15-16 anni che si trovano a lavorare in aziende strutturate e senza nessuna garanzia, vengono sfruttati. Ci sono storie di ragazzi che vengono lasciati lì a fare un lavoro per cui in realtà non sono ancora preparati, e questo non va bene, diventa uno sfruttamento delle aziende e lo Stato sostiene tutto questo, insomma, quindi va sicuramente rivista questa alternanza scuola-lavoro. Alessia, ci sono tantissimi temi all'interno di questa protesta che però ha come obiettivo principale quello di dare garanzie, di dare un futuro a questi 55.000 componenti aggiuntive, tra virgolette, perché siete stati fondamentali e non accessori, quindi c'è una bella differenza tra accessori e sostanziali. Stiamo parlando, ripeto, di personale docente, ATA, educativo e dirigente a tempo indeterminato e determinato. Voi vi ritroverete tutti domani a Roma alle ore 10, a Roma davanti al Ministero del Made in Italy, delle imprese del Made in Italy. Io ovviamente faccio un in bocca al lupo a te, ai tanti che sicuramente parteciperanno, quindi ringrazio Alessia Cavataio, comitato Grazie. Organico aggiuntivo. Domani ci sarà uno sciopero nazionale indetto dal USB Scuola. A presto Alessia, in bocca al lupo. Grazie mille. Ciao, ciao, grazie mille. Dunque, noi facciamo un rapidissimo riepilogo delle notizie, ma le due principali, insomma, con cui abbiamo chiuso la giornata di ieri: l'incendio che ha minacciato Casamicciola, tra Ischia e Casamicciola, e che ha interessato soprattutto l'area del Montagnone. Sul posto Polizia Municipale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, per diverse ore, data sia la natura impervia dell'area sia anche il forte vento. Va detto però che proprio in virtù del freddo che si oppone, ecco, alla formazione naturale di questi incendi, non si esclude la matrice dolosa. E poi c'è la protesta degli studenti dell'Orientale che ieri nel tardo pomeriggio hanno occupato la sede dell'Università Orientale in solidarietà con la lotta politica dell'anarchico Alfredo Cospito, che lo ricordiamo, insomma, è in carcere al 41 bis, una protesta che dovrebbe anche continuare nelle prossime ore e nei prossimi giorni. E concludiamo con il Napoli, quindi passiamo allo sport, anche perché gli azzurri sono tornati al lavoro a Castel Volturno per preparare la sfida contro la Cremonese. La notizia è che Leo Ostigard è rientrato in gruppo, e poi ci sono state le parole di Aurelio De Laurentiis rispetto all'obiettivo scudetto, che ormai è concreto, ma anche alla possibilità di un cammino europeo molto interessante, pur rispettando l'Eintracht di Francoforte, ma soprattutto la dichiarazione sui gioielli di casa. In testa Osimhen e Kvaratskhelia, non saranno venduti, anche perché il Napoli non ha debiti. E siamo agli ultimi secondi di questa lunga cavalcata insieme. Voglio salutare e ringraziare in regia Alessio Barco e Maurizio Russo. Domani 7:30. A domani, buona giornata. Una buona giornata a Fabio Tarantino, che è stato preziosissimo come sempre in esterna, e un saluto alla nostra Melina Di Marino, al touch. Sì Davide, un saluto a te. Prima di salutare i nostri telespettatori, un ultimo sguardo in tangenziale. Questa è la telecamera numero 18, Capodimonte, aggiornata pochissimi minuti fa. Traffico intenso, ma per fortuna ancora scorrevole. Ci si rivede domani mattina puntuali alle 6:30. Ci si rivede domani mattina alle 6:30 con il VG 21 mattina, ma l'informazione di Canale 21 è solo alle prime battute. Noi torniamo alle 14, alle 19:30 e alle 23 con nuove e interessanti edizioni. Noi vi aspettiamo domattina, l'ho ricordato Melina, 6:30, svegliatevi con noi. Un buon proseguo con i programmi di Canale 21.